Giovanni De Fortis, vuoi tu prendere Elena Favilla come tua legittima sposa, amarla ed onorarla per tutta la vita? Sì, lo voglio. E tu, Elena Favilla, vuoi tu prendere Giovanni De Fortis come tuo legittimo sposo, amarlo ed onorarlo per tutta la vita? Don Italo, vanni innanzi, ne abbia detto sina. Io, Don Italo, davanti a Dio e davanti agli uomini, vi dichiaro marito e moglie finché morte non vi separi. Amen. Caro Mimì, la cosa le ha comportato veramente da galantuomo. Sta cosa però le è venuta a fare una ventina d'anni prima. Non muoio che da povera creatura stai a chiudere qua. Mattia ha voluto tannuginci a casa. Facesti conto con la Clelia, sorda che è gridata e sta merusciando ancora ricche. Ma io mi avanzavo questa occasione, dico beh. Visto mi sta a capo posto, Mattia a capo posto, non mi sa mai. Ti è piaciuta la scappatella, ti è piaciuta la bella vita, ti è piaciuto fare un cacà, e questi sono i risultati. Ma le vie del Signore sono infinite, è meglio tardi che mai. Donnito, c'era capite prima cose che giù capite mo innanzi due letti da morte, sarà quanti sbagli non era fatti. Perdonami, Donnito. A me che ti perdono, a quella poveretta devi chiedere perdono. Lo sta merendo conto manco io stesso, guarda, come che si è ridotta a de condizioni, a 2 giorni. Stia tanto buona, stia. Tutte cure sono state inutili, Don Italo. La Giunisa fissa, l'infermiera fissa notte e giorno, cubitiamoci la curavamo meglio. Macchia, si è aggravata. Nini, il Signore non ci avvisa quando ci deve chiamare, ne chiama e basta. Mo che canci muoi, ferma tanto mo muore e canci per muoi per prima. Don Italo, a proposito, signoria che ne ha visti tanti. Dici che manca molto? No, no. Stanotte è difficile la pasta, coraggio, Nini, coraggio. Don Italo, no. Una preghiera. Ragazzi. Basta. Che basta. Sia lodato Gesù Cristo. Dio sempre sia lodato. Rosa in tavola, ci vuoi fare qua? Lazza, le dai. Come lazza le qua? Questa scherza? Lazza, le dai, ma ci sta a fare? E qui da lui? Ci già. E con una gioca pietù? Dico... Oh, Gerardino, dico che... Che hanno papà, amore, ne fanno un addo. Dico... Lazza, sta. Dico, ma non la gioca pietù? E poi io ci mangio con la Deborah. Ormai l'ha già invitata già. Dico, lazza, sta. No, no. Mo che mozza che musi Gerardino, la vita continua. Sì. Io non ho capito che ancora non è morta, di quel ci può fare, di uccidere tutti qua per solidarietà. Buone, insomma, ma perché sta facendo stoppo Gerardino? Io che tocca a me ne vau. Ah, giusto, vai. Gerardino! A me ne vau, aspetta, tocca stare qua e mattani compagnia. Te tengo io compagnia. Tanti auguri, Don Ninì. Siamo marito e moglie. Ninì, non ti impaurare. Sto buona. Anzi, mo mi sento proprio meglio. A proposito, a dove mi porti in viaggio di nozze? A dove porti in viaggio di nozze, Ninì? Faccio, c'è un trofeata della... Via, per scappi, che mi merito, via, per scappi.
Sono un uomo tenenzi, guarda, ma giù mi intinnati lo specchio, ma giù sputate faccia. Pao! Ma... a te ti ha giù gentulata vita mia. 25 anni. Ci vuoi aggiungere i deporti, sì, eh? Hai fatto sempre più con lui, tutti ti faccio più con lui, tutti mi ti piacciono sempre per festa. Eh già, ma io me l'ho aspettare, è una femmina con Mattia, me l'ho aspettare. 25 anni, non te potevi ne canciare. Non te pensare che l'ha vinta, sai? Perché non l'hai vinta. Io te cio e poi te pago 3 lire. 3 lire, tanto vale una femmina con Mattia, 3 lire. E tutti quelli che ti hanno dato la mano, un me, ti cuprevate, oh, mi guardo zanzato. Nini non passa stanotte. Beh. Danno fucile, danno fucile. Danno fucile, danno fucile. Capito di mare, te, qui quella froscia, non ci vai. No, 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 guarda. Basta, eh. Mo basta. Io te ne vado qua e davvero ci non te ne vai con i petitori, te ne manno morta di qua in casa. Non c'è legge, non c'è pace eterno che mi può far male. Faccio usciati tutti in galera, tutti. Un risorto di Cadegno, ballamo Elena, dai. Ti faccio ballare, e quando faccio sapere a tutti ci si state, te danno ricota, ma non dà ragione a un forza, ma non dà ragione a un forza, e te disintegro, cara Elena, te disintegro, hai capito? Hai spicciato? Non a dire niente qui. State zitta a non puntare, non fammi sentire da usa. Quando ti ha aggiutito tutto quello che tengo qua in cavi, non ti guardo più in faccia, e la voce mia non la senti più. Donnaccia, donnaccia si stata e tale si rimane. Non c'è bisogno che lo dici così. Come sta lo dici te? Ci c'è una novità? Non lo sanno tutti ci sono stata io e a Giustia. Però a Giustia io vanivi te. Te ti pare un laggio. E come un laggio ti ha giù trattato. Perciò ti ha trattato in una maniera te. Non sono tutti lo stessi l'omani. Quello che ha giù fatto, mi piango sulla, con la coscienza mia. Ma su mogliere tua e qua non mi muone, no. Manco i carabinieri. Mogliere te uccide, con ci t'ha sposata. Con te. Con mia, la tia si faccia. Degno testimoni, degno, l'inganno è palese. No, non è vero, io non sapia nenzi, eh. Io saccio solamente che Elena sei ammalata e aggravata. E tutto la resto non saccio nenzi. Ah no? Tia manco sapevi nenzi? Tia manco sapevi che l'agonia era una finta. Ah sì? Sì. E secondo te è una cosa di qui da mia madicona? Ma oh, guardalo, guarda. C'è un prevate, prima di lo chiamo un prevate, non mi hai detto signoria? Vabbè, ti ho già detto io, ma scusa, dopo che ho già contato guida, ma gli ho detto, Nini, non sta buono, sta a morire, sposamone. Mica io, in un primo momento, ho già detto, Elena, sta a morire, se ne sposiamo a fare. Poi, ho già guardato in faccia, ho visto che chiude l'occhio, che rimane fiacca, dico questa, ti ho già mannata, con la faccia contenta, con bacchiamo il prevate, dico però... Perciò non te paria vero, che me ne sia alla domunno. Ti eri placiato pensando che finalmente me lavavi tenanzi. Brava, l'hai capito. E quando Don Italo, dopo che ha raccontato con te, mi disse sposa le estremis, povera donna, è l'ultimo suo desiderio. Perfezionate questo vincolo con la benedizione del Signore. Io festa, pensai... Tanto ci perdo. È questione di non parute ore, ma le utenanzi. È rimasto male Don Nini quando appena ti è nasciuto, prevate. Ma giuzzata tu letto, ma giù piazzata qua su, se ne ha giuditto. Tanti auguri, Don Nini, siamo marito e moglie. E davvero, ha fatto rimagno pure io quando ti ha vista in salute. Dopo ha giù capito. Ehi, però, dici la verità, a parte da malata la saputa fare buona. Basta, basta, davvero, becciu, qua! Ah, che fai, gitta. Basta! Ma è lui medico? Come? Ti sei medico? E la scienza tu stai ieri? Ma io non capisco. Ti sei medico e non capisci che la vita sta buona, state via perché. Secondo me, medico, sai, è sbagliato proprio. Senti, ma state, gitto, Gerardino, medico si è sbagliato. Come? È lui medico papa. È lui medico papa. Tu stia d'accordo. Ha mangiato, no? Mi ha dato i soldi, no? E questo capisci te, I soldi. E con i soldi ti hai cattato tutto quello che ho avuto te. Pure un mio mi hai cattata con i soldi tuoi. Hai avuto tutto da vita, tutto a disposizione tua. Hai fatti fucire tutti per te. Un medico non sapeva niente, hai creso pure io. E c'era a credere. Qualunque femmina, dopo che era stata 25 anni con te, si era messa in agonia. T'ha giù fatta serva. A serva l'ha giù fatta per 25 anni. E voi lo sapete. E quando ti e io ci vive cuba spassati a Napoli, Londra, Parigi, io facevo carabiniera qua, con ne controllo gli interessi suoi, casino l'omani che ne faticavano se le erano mangiato vivo.
Eppure c'è la sorella grande, donna Clelia, la padrona di casa. Senti, lascia stare sorma, quella è una santa. Mo gli torna a sapere questa cosa e dico io la santa ci diola da vento. Elena, ci non c'eri ti. Elena sinna fimmana delusso. L'aggio portata a casa innanzi meglio te una mogliere. L'aggio trattato de signore, l'aggio sciacquato i piedi. E non muoi. Mo' che sono ridotta a queste condizioni, ma quando era giovane. Io mai con mai giuntisa apprezzata, riconosciuta, mai. Sempre come una cameriera che in un momento o l'altro la puoi sbattire fuori da porta. Quanta fatica n'ha giù fatta. Eppure c'era sua sorella, donna Clelia. Ma la signorina è impegnata con le congreghe, i pellegrinaggi, le opere di carità. T'ha giù detto l'assistere, sorma. Quella è una santa. Sorma. Voglio sapere, voglio sapere sonna. E come arriva? Te sa Giovanni Rotondo, te pace Pio, mo bene. Oggi arriva a casa, che si trova a casa occupata di una cagnata giunta, di cui io ci faccio. Ci faccio? Se ne va a fare Pio, diventa madre Pio Ida, qui è l'unica cosa meglio. Ecco, non l'ha mai vista. Che sta giù? Sottomessa, riconoscente in fondo di qui da cacca, che è la situazione reale, che c'era tra di noi. Mai. Sempre con la faccia tosta, sta fatta. Avessi mai visto una lacrima in ciaddocchi. Tant'anni che la conosco, non l'aggio mai vista chiancire, mai. E c'era chiancire per te. Ma è sempre la stata sola alle meglio feste. I meglio Natali me l'aggio passati sola, qua in cia, come una cana. Sai quando si chiance, nene? Quando si conosce bene e non si può ire. Ma Elena l'eccesa bene non ne conosce. E quando si conosce solo umano, non si chiange. La soddisfazione di chiancire Elena l'eccesa non l'ha potuta mai dire. Come l'ultima femmina non mi ha trattata, sempre. E non contiamo di quando signorino era giovane, che una poteva dire dei sordi, a presenza. Mamma, a 52 anni, all'ultimo si ritira con i fazzoletti sporchi di rossetto che mi fanno schifo, aggiustano. Stanno zani. Senza nuddu ritegno, senza che pensa assali le utemenzo. Ci guida i vita, ci li trova. Già, ci guida i trova. Ci ne face? Ci ete idda? Ci diritto tene? E stai in festa luta reta di ambrellina. Reta di schifosa. Ma c'è te pensi che non me ne ha giù corta? Ti è trapole, nini, non ne sai dire. Io sì, però. Io sì. E tocca a te ringrazio dire. Ma ti è trapole, non ne sai dire. E questo difetto tuo. 52 anni, e se permette a queste minte con una vagnuncella di 22 anni. Non se ne sconna l'hanno gente a casa dicendo che è l'infermiera. E non più tardo te non arredo. Prima che bene preva te con una sposa. E se pensavano che io te vero sta dia l'anima a Dio e non vi dia chiui, annanzi un letto mio se baciavano e se imbrazzavano, Dio quanto mi faci schifo. E ci io sta moria veramente. Già, io moria e la tavola apparecchiata. E perché io morivi io nella macchina chiusa? Con le rose a centro tavola. Con le rose a centro tavola. Russa. Tu sei verdi, gialle, non era per nulla in tu. Sarà detto io le levi. Non era per tu, non mi face piacere, camori. Ma io non sono morta. E questo è il piccolo contratto. E per me non ci muoio più, donne niente. Ma guarda, ma io non mi faccio capace. Ma io non capisco, guarda. Ma se ti mi ha trattato sempre come a tutti. Perché ti mi ha detto che per te lo umani sono tutti lo stesso, no? E con ci ti interessa a te sposi, paro un mio. Scusa, e ci io mi sono innamorato di una femmina e oggi mi sposo, perché io a Deborah mi sposo. Ci ti interessa a chi e ci tiene o non tiene 22 anni? No? Anzi, questa è maggiorenne. Io dico... Quanto mi faci ridire e quanto mi faci pena. Ma ci mi interessa a mia tetie, te da vagnona, ci tiene o non tiene 22 anni. Una come a mia, nene, l'hai detto ti e mi hai ripetuto per 25 anni. Se faci i conti, mi serve. Tie, me servi.
Mi servi. Giardino, ma ci vuole dire questo? Io non saccio, io saccio che tocca me ne vado. Perché siete fare? No, la verità, ma l'ho già fatto. Gerardino, chi non mi può rispondere così? No, e chi non mi può chiedere una cosa di questo? Per va favore, bene? Gerardino. Dammi a bavo che tocca a me cancio, come lo ti dire? Gerardino, in nome di quell'antica amicizia, ti è a dare una mano. E ci te posso fare io, non ho capito. Ciureta. Tocca a me ne vado, no? No, tocca aspetti che morriva sorma. E apposta me ne vado. Gerardino! Nini! Gerardino, dì, tocca a mezzichita una mano, demo ci arriva sorma. Ma scusa, ma io c'è già che posso fare a quest'ora, non c'è vieni da solo per moi, no? Poi dopo vieni e ti do una mano, dammi e bambi a cancio. Scusa. Ma ha fatto sempre così, Ha fatto sempre così, da quando erano magnoni, i giovani, ha fatto sempre sutta per sorma. E mo' mi ha già fatto su per mogliarda. Gerardino! Per favore, non dire una parola. Nini, senti, scusa, Ma sorda, qui c'è che sappiava sempre, ti hai scordato? Ogni sera che rientravano tutti e due a casa. Ti hai scordato? Tornavano tutti e due, qui ci sappiava, con me sempre. Allora. C'è pensato, diceva, ma solo va, non sta a casa. C'eri pure te, però Ida ti diceva, ma ho una gritata, nenzi a te. Dica, c'è pensato, diceva io, ma vedi, ma perché sappi sempre con me? Perché Dio si lo diavolo, Dio utenti, Dio porti in destra e a sinistra. Qui ci si trova con la scopa, ti ricordi? Con la scopa, patapampere, a capo mi tirava. Perciò, guarda, vidi da solo per me. Fanno il passo a sta bufera e poi vengo. Sì. Ma no. Pavido. Ci hai detto? Pavido e impotente. Vabbè, senti, amico, sì. Pavido non sa che ci significa, ma impotente ci si c'entra, scusa. Non ho capito. Impotente, impotente. Dimmi di CG1, calassa, l'amico, non amico qualunque, l'amico, L apostrofo amico, solo a mezzi guai senza ne dà una mano, CG, impotente. Senti, L apostrofo amico, io sono potente, sì, però per sorda. Per sorda, ma per sorda sì impotente, va buono? Mannaggia, ero porco, mannaggia, e va buono, rimanimo, casi no vuol dire che sono potente, rimanimo. Nenine, scommettiamo una cosa, che mo ci torna sorda, a chi di noi ci torna a medaglietta, eh? Ah, chi ti ha sposato, chi ti sapeva con me? Quanto ti scommetti? Poi ti caccio un regalino, chi di noi c'è a medaglietta, a me noi ci torna la statuetta di Gisto, e mi scatta in capo. Va buono? Gerardino, non scherzare queste cose, per favore, eh? No, no, ti non scherzare, che la statuetta in capo a me mi tira. Sì. Nini! È arrivata la statuetta, Nini. Aspetta, Dava, oh io, aspetta, Dava, non ti preoccupare. Nini! Arrivo, Clelia! Ma guarda! Guarda che... Sta bene, sta bene! Sta bene, sta bene! Clelia! Ma tu stivi in me, no, due castivi? Scommetto con lo Gerardino, stivi! Ma... Hanno pascolto a casa tua! Non sta facendo Nessi, Clelia, non sta facendo Nessi! Nessi! È arrivata Alba Parietti. Nini, e bambè accogliti così con le rose in tavola, fumante, pure candelieri della incia si sono pigli. Comunque, meno male per sto creatura, sai che è venuto me pia alla corriera, se non pensa che altro era rimasta. Su, bravo, una peria. Un me aiuterà, le senti, Ottavino. Guarda, si sta genuto, te pace più, guarda. Una bella cosa, Ottavino, fatta su misura per chi è. Guarda. C'è bello! Ma te non l'ha visto, come c'è bello! Ti piace? E fidi fischi! Ha visto c'è bello? Fidi ti funziona? Ottavino, vanni fisca l'aria fisca, va, cacchi loro senza fisca, va! Vanni, va! Donna Creria, io se me ne vuoi la banda! Se ne vuoi, basta me dai un fisco! E vanni, va, Ottavino, vanni! Meno male per sto creatore, vanni! Beh, adesso me levo su cappotto. Piuttosto, Clelia. Ma poi tu, mamma mia, la via mi trovata in acqua. Guarda, cose te paci. Beh, io sta fiata non mi domandate, Nenzi, secondo voi, bagionotto te pace più. Piuttosto, viaggio come sciò, tutto a posto? Aspetta, mi dici, bagionotto te pace più. Senta, guarda, una novità. Sì. Un souvenir bellissimo. Guarda, guarda, c'è bella. Clelia, scusa, è tutte queste ci mangio a fare. Bacia, io mannute. Bacia, queste sono tutto secolo passato. Questa invece è tutto un jubileo, ha capito? Ed è doppia faccia.
Che qua è pace più e di qua è un giubileo. Bacia una raviata che è benedetta. Guarda, ehi, e se che la perdi, sai? No, no. Lasciala te fuori questa, che mi metti te già ci te vita. Tu vedi? Beh, posso dire. E quando te canci costume, con le canci. Gerardino Capurruzzi è la fessaria da giornata, sai? Speriamo che c'è di plastica stasera. Aspetta, Gerardino, una novità. C'è noto, dice? Guarda, qua c'è più con la nive. No. C'è bella. Te vi vede? Sia che la rompi, mo, sai? Io. Lei era piuttosto, io ho conosciuto, oggi domani a Rontana. Che domande, Nini, capaci? Che domande? A me i viaggi sono sempre buoni, lo sai? Aspetta, ha messo questo qua reto. Un po' di tire forte. Do corriere la prossima chiata, Minzo. Sì? A qua e a casa, piuttosto tutto a posto? Eh? È successo niente? No, 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 non ti preoccupare. Mi stai ricordando, ne dai mangiare le lucane, me ne dà qui le craste. Se no io non le busca. Sì, a proposito, Elena, come stai? Che pure io danno aggiunta una cosa. Che quando sono partita diceva che non tanto si sente buona. Una aggiunta, una coroncina, te... E fosforescente, no? No? La Madonna de Lourdes, invece è bella. Gerardino! Ehi! Ma che sta facendo il cucco baciato? Io? Cucco baciato? Dopo legge sta facendo a Clare. E vieni li faccio in casa mia! Mi è venuto Ranco, mi è venuto... Ranco, saltato di bene Ranco! Sì. An capo di bene Ranco, Gerardino, guarda. Gerardino, tu sta vai, torna. Da me ne sia. Senta, te credi che ti ha staccato, non per no. Favore? Senta, te credi che non è staccata, non è, non mi ha staccata. Che veramente, mamma mia, guarda, Nini, me l'esca, mettite prima, ci su come ti sti fruso. Guarda, proprio, ai, 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 ai. I piedi, certo, me tolo, non è non picca. Gerardino, scusa, prima ti assetti. E non vai come pide ciambatte che stanno in giallo sgabuzzino, eh? Ai, 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 li tengo unchiati, non picca. A chi devo unchiare che cammini, mi unchiare pure quando sto fermo. Ai, 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 ai. Mamma mia. Comunque, Nini, qualche giorno di questo che ho capito ci tengo tempo un po' all'umetico, eh? Ah, ma va trova lo tempo. Ai, ai, dammela in prima, stai giambatte. No, scusa, non ti sia per mano, aspetta! Aspetta, già che stai diso, prima ti setti, portami queste scarpe a posto. Ai, 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 tocco tieni un viso, ci tengo tempo, Nini, con un po' all'umetico. Perché i peti si unchiano spesso e volentieri, ma non è. Calli medici, Nini, parere che vai, vai e perdi tempo. Mai una fiata che si degna, come spoglia e come minte mani su. Mai, sia come cagnicia. E non hai tutti i torti? Ai, ai, ai. Cai carni messi in fiori era buono per la rappata di mogliersa. Ai, ai, ai. Comunque, non è, è inutile che vai perché mi guarda in faccia, io non dico, mi tolo reno, mi tolo un sanocchio, mi guarda in faccia come una fessa e mi scrive le solite lezioni della Sicchi. Due diarretico. Lo sai, Caurini? E va un bagno, tu bagno, va un bagno. E da tia che arrivi nel bagno. E meno male, per la creatura che mi ha trovato a noi, come si chiama? L'infermiera nuova che mi annutta. A Debora. Mamma mia, tiene una mano leggera da bagnona, che fa lezioni, qui da tutta orda di onda era fatto questo. Ai, ai. Comunque, poi con questa suggestione, dopo te faccio tutte le lezioni, non puoi uscire, manco mista, non posso uscire. Ai, ai. Comunque, Nini, ma ce n'erano sposati come erano fatto? Un tempo a duvaluto. Capocca, siamo un nemico, co e manica d'embrella, non teniamo mai tempo, cosciamo a noi davanti. Come erano fatto? Nini, io tocca a me una volta, sai? No, 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 Gerardino, mangi qua. Lei tocca a bambi, ma io tocca a me pazza doccia, tu domani scalda sì, a bagno. E l'acqua sulla doccia, quando vuoi te curchi, ta paci. Aspetta finché stasera. Ah, che dai, come ne mangiamo la fessaria? No, non è vero, ne guarda. Ehi, dentro da borsa, cagionnutta, un morso di pizza mi è rimasto, oh. Ti mangio un rotondo. Guarda, con le cipolle e le funghette c'è buona. No, no, io faccio agito, credi. Gerardino, che ci da mangi diete, oddio, un cane. Dici che non posso dare il frato, ma che è delicato te stomaco, sta, Nini. Che dai. Nini, io tocco a bocca. Ha creato un cristiano, pare che sta aspettando la mogliere. Non ti senti, dai, Gerardino. Ma la mogliere sta aspetta. Sta, che dai. Clelia. A proposito di mogliere, io t'aggio dire una cosa. Qualche pizzocca se ne è fuciuta? Io era lui me ne fu. Non se ne è fuciuto giù, vedi, Clelia. A me? Clelia. Io mi ha già sposato. T'ha sposato? Mamma mia, eccoci t'ha sposato, quando t'ha sposato, quando t'ha sposato? Ma come? Mamma mia, chi è che t'ha
sposato ieri, non hai capito? Mamma mia, si è sposato, fate più, non mi scusato. Clelia, Clelia, calma, dei due, sta fiata, non c'entra niente. Non c'entra niente, non c'entra niente. Mo te spiego, state zitta, mettete calma. Se mi spieghi? Ha già sistemato tutto. Si sistemi te, t'hanno sistemato per le feste, non l'ha capito. T'hanno sistemato per... Ma io lo sapevo, non mi erano di lasciare qua i tuli. Mi erano di portare con mia, face più, mi erano di portare. Ai, mamma mia. Ma io me ne ho corsa subito, appena la giù vista, tra si rincia a casa, prima fiata, da bagnona, da cazza, come si chiama, Debora. Ha già detto, questo bitica si putta un inimeo, e così è stato. E si è caduto, bagnone, bagnone. Si è caduto, come un mammalucco, si è caduto. Calma, 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 calma. Come un mammalucco. Vieni, 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 vieni. Calma, calma, calma. Lasciami, lasciami. Vate a reto, Satana. Niente di ananzi, Nini. Peccatore, peccatore, grande peccatore. Ma come ha fatto te sposi? Come ha fatto te sposi? Come ha fatto te sposi? Mamma mia, che infanno. Ah, e l'Elena? E l'Elena come ha fatto? Come ha fatto? Casi guida, non le sfugge niente di te, come una carabiniera, sempre stai a ritorre tutti a Lucia. Lelia, non mi ha già sposato con la Debora. Ha sposato con la Debora? Non mi ha già sposato con la Debora. Ecco, ci ti ha sposato allora? Con la Elena. Ah! Che è successo? Clelia, che è successo? Ti era tiro, Clelia! Ai, ai, ai! Calma, 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 calma. Ai, a palla, a palla, a palla! C'è giù, fa Gerardino! A palla! Ai, c'è giù, fare! Ai, vieni, a palla, a palla! Palla, palla! Bambina, la soletta! Bambina, la mina la propria, fanno che tu vuoi! Ehi, Antiso, Antiso, che gridate? Anna mia, sicuramente non ho dovuto dire a donna Clelia. Ma guida dopo i primi sciunti ne passa. Hai inteso? Ah? Guida dentro a momenti... stancia artigia. La pressione è arrivata alle stelle. La lingua si è arrunciaggiata. Toccato nel zicco ne metto una pastiglia sotto la lingua. A momenti mi muore in mano. Tanto ti eri preparato per un funerale. Non ci muore, no. Non ti preoccupare. Si di tutti tosti di razza e senza cuore. E quando non tieni cuore non ci muori per queste cose. Manco donna Clelia muore per queste cose. Mo dice un rosario ne passa. Ma perciò hai fatto questa cosa indegna? Perciò? Perciò? Perciò. Siete vero che pensavi che dopo 25 anni che mi ha usata come ho voluto io me ne c'è così? Una mano innanzi e l'altra dietro. Oh, i soldi? Come volevi i soldi? Non mi dici. Come io, Ninì De Fortisi, figlio di Don Ciccio De Fortisi, uno dei più grandi possidenti della provincia, non era provveduto il sistema che non ha bisogno dei nenzi? Ma state zitto, ma è possibile che voi uomini non capiti mai nenzi? Ma quali ho, quali sordi, Nini? Quali sordi? Coditi con buona salute i sordi tuoi. E n'altra cosa che voglio di te, e mai dare. Tengo tre figli, Nini. Tre figli? Tengo ma tre ci sta figli, tengo tre figli, Nini. Tre figli? E dici su figli? Te l'ho manico Mattia. Scusa, ci puoi dici te l'ho manico Mattia? Perché siete tutti lo stessi. Io sapevi? Sì, questo sapeva. Tre figli? E quanti anni devono questi? Il più grande tiene 24 anni. 24 anni? 24 anni. E non fare da faccia, no, non ti preoccupare. Non sono figli tuoi. Dico, ma te conosco, ne sapone che ti sia mamma? No, non lo sapone. Però li vicio sempre e ne conto. Dico, ma questi aggiustano, ci fanno, come campano questi tuoi? Con i soldi tuoi. Con i soldi miei? Con i soldi tuoi. T'ha già rubato. Ti rubava i soldi dentro il portafoglio, t'ha già rubato a sotto all'occhio. Non te ne hai mai accorto. D'anello quello brillante che mi regalasti, tu ricordi? Quello che hai perso? Le tisse che l'ha già perso. Ha già venuto. Gli sordi tuoi ha già cresciuti i figli miei. Che conto. E io ho già tenuto a nalare dentro a casa mia.
Uno faccia l'idraulico marizio e l'altro tenendo un bello negozio di robe a Lecce con una bella clientela. E poi c'è un piccino, Patrizio, che studia e poi siccome è bravo scrive pure sui giornali. Animo pure scrittore da casa, ha capito così. Ma c'è firma una figlia? Sta firma, come dice signoria, è stata una vera mamma, perché ha amato i figli suoi. E tu dici una che mamma l'ha tenuta, sì, ma l'amore, l'affetto vero della mamma, io l'ho già imparato da Ida. Sì, Ida non ha potuto crescere i figli, Ida non sa punire a mamma loro. Ma ci sono diventati quelli che sono morti solamente per merito suo. Sì. Ma io ho già pagato però. Vuoi eliminare i bei sordi? Che cutta ci vedi, non ho già capito. No, no, hanno tanto per carità. Allora. Ma manco veniti corto però. Ma lascialo stare, non è dare gusto, lascialo stare. Dico, Elena, ma ti rendi conto ci c'è già combinato, insomma? Insomma, sti tre cristiani che non manco li conosco le facce, ma fanno pure il tirarreto. Tanto che ti dicono, c'è i soldi dei donni lì. Perché Elena ha saputo fare cose come si deve. E questo mo? Ha aiutato tutto a mano in un notaio. Un notaio ha dato i soldi allo Marizio quando si è messo solo, e lo stesso ha fatto con Fabrizio quando si è messo un negozio a Lecce, e tuttora un notaio ne continua a dare i soldi allo studente. Voi non sapunene, io non sapunene niente, signoria. Voi non c'entrate proprio, va bene? Già capito, io ho già pagato solamente. E le raccitire? Questo era affare, Nini. Le raccitire come fanno tante altre firmane? E allora sì. Tanno io era stata buona. Rispondi. È questo che mi consigliavano i compagni miei. Ci aspetti. Leva tu pensieri. Ehi, che non uscivo uno bravo. Antiso, uno bravo. Uno bravo che ci dei figli. Mi era miso invece pensieri. E c'era campata con un rimorso di quelli. I figli su figli. E giurai. E per sto giuramento sono rimasta tanti anni di queste tie. E io ti ho già supportato quello che mi hai fatto e come mi ti trattata, ti è sorda. E quando una ventina di anni reto, tu giovane sei innamorato di mia, sì, sei innamorato di mia, che lì a me sposa, ti ricordi? Ah, ti facesti un geloso. Se che sta te sento moi. Elena, io moi non te posso sposare. Ci questo te sposa. E te mentesti chiancire come un uvagnone. Perché sai chianci, tia. Tutto contrario te mie tie sai chianci. E io dissi, va bene. Un inime vuole bene. Questo è lo destino mio. Esciamo, abitiamo ad appartamentino de due stanze che me pigliasti a Lecce. Un tempo passava e io sempre a Lecce. E pensava, un inime è giovane. Non vuole essere attacca per tutta vita con una femmina. Viene un momento che si calma e considera i sacrifici che ha già fatti per Iddu. E spattava. E quando qualche fiata io ti dicia, Nini, non sai ci sta se sposa? Da giovane che abitava di fronte a casa mia. Ti ritivi, ti mentivi in ritira. La risata che non è vera, la risata che è sempre la stessa. Dio te l'ha acceso quando ritiri così. E spattamo, e ha già spattato 25 anni. E ormai è vecchio, tiene 52 anni. Aiuta, e tu se pensa che è sempre un uvagnone, ne voglio dire tu, alleva un cedro, se infestalisce, porta a casa i fazzoletti sporchi del rossetto. Non ci mangia a casa, ma che sono moglie tua. Te ne caccia a te, Ida, ne mo sposati. U preva te n'hai sposati, questa è casa mia. Mogliere decide. Ma mi fate ridire davvero, Elena. E ridi, Nini. Tanto ormai mi face piacere che te sento ridire. Perché come t'hanno, non stai ridi, cioè. Giardino. Ha sentito tutto. Tocca a noi la Clelia. Nini, io tocca a me una volta. Giardino, lo dico io la Clelia. State dai. Ma perché non faccio meno? Volta, andiamo a me cancio. È benedetto Dio. Balla più io, state dai, non ti preoccupare. Sette te dai.
State tranquillo. Succede Nezzi, no? No, no. E qua non mai succede Nezzi qui. Ai, sta palla. Ciao. Calma, Clelia, non ti preoccupare, calma, calma. Bene. Senti, lasciamo andare, stai più comodo, no? O no? Non faccio. Non ti preoccupare. Quando ti spiego tutto quello che è successo, tanto mi dà ragione, Clelia. È stato un inganno e ci sai. Io la sapevo malvagia, ma non fino a sto punto. Arriva a queste condizioni. Oh, ma Giovato, scusato, senza sapere come. Senza sapere niente. Ma come è successo, frate mio? Ho perso, frate mio. Come è successo? Ma io non avevo potuto, con il mio marito. Sapia, io? Con il mio marito. Lei, la calma. Lei, non sa niente, io, credo, c'è da fare. Senti, no, calma. Non sa niente. Calma, calma. Non ti preoccupare. Siettate bene. Siettate. Senti, state calma. Come ti spiego tutto? Va buono? E non conti prima, come mi immagina. Stai calma? Mi calmo. Hai capito, Clelia, come sono uscite le cose? Ha già capito. Nini, ha già capito. Mamma mia, se tu rifreddi sta me venone, perché mo ci rifletti, Nini. A colpa di Don Nita lo è. Perché Don Nita non me l'ha nuta in questa casa? Vabbè, casa lo sento muoi. Ha detto, meno, Clelia, sta creatura, porta da casa tua, giocattie, poti fare quest'opera di carità cristiana. Alla faccia della carità cristiana. Ma io, frate mio, te sapia festa. Ma fino a sto punto, ma non pensava mai che potesse arrivare a essere così festa. Ma io, frate mio, non mi più così. Qui, ancora! Clelia, ma ci puoi fare io, Clelia, che non sappia Nenzi? Le aiuto a consigliare, dici che sei zitto, dici. Che non sappia Nenzi, Clelia! Vieni qua, vieni. Sì, c'è la festa. Mamma, aiuto a aprire gli occhi, invece sei stato come un umaco, ha capito? Non ha pensato. Clelia, ha già pensato io. Tutto, ha già sistemato tutto io. Ne hai voluto contare prima, non ha già capito. Ci sistemi. Nenzi, da un mano la legge. Clelia, non ti preoccupare, faccio li restare tutti. Medico, Elena, figli. Figli? Figli. Quali figli? Ah, questo me l'hai scordato, ti dico, Clelia. A Elena te ne c'è figli. Tui? No. No, no, no. E allora sono giunto. Mei, non sta. Sono giunto. Disgraziato. Non saccio. Come sono mei? No. Mamma mia. Ai, mamma mia, che scandalo! Che scandalo, mamma mia, c'è la casa mia! Ui, mamma mia, non posso uscire manco in missa! Qui a Luca Sale tocca a me viso missa! Ai, 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 da sposata culo, ha sposato culo dell'arte, da sposata che te ne c'è figli! Ai, mamma mia, che fiacchezza! Ai, mamma mia, che attacchi cardia! Ai, mamma, fiacca, ma vedi? Che fare? Via pastiglie, Clelia, via pastiglie. Via le pastiglie, la giustana. Ha già detto, sua credenza, sì. Ai, Nini, fuggi, Gerardino, calma. Tutto dolore, muoio, io muori. No, non ti preoccupare, non sono. Mamma, baciati. Mamma mia, che scanna. Ai, mamma, c'ha giù fare. Niuccia, pastiglia. Ai, mamma mia, peccatore, capinti, grande peccatore, confessa a Dio onnipotente e a tutti i fratelli che ha peccato, San Giovanni Battista, santi apostoli, Pietro e Paolo, tutti i santi. Se perdonate, se perdonate. Ai, mamma mia, mamma, c'ha giù fare, figlia, c'ha giù fare io. Ma non ti preoccupare, ma insomma. Ai, mamma mia,
Velia, Velia, non giudicare. Ricordate che certe cose le possono cappare a tutti. A mie viti di me cappano, che tu una cristiana onorata di calvo. Clelia, mai dire mai, mai dire mai. Comunque non ti preoccupare, ha detto che assistiamo tutti. E ti giusti, ti giusti, chiudi di danni di stato per le vieste. Ai mamma, mi sento via, accostati, mi minate, mi sono sul letto. No, 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 va a minare là sul letto. Vado a minare. A sul letto, va a minare. Ai mamma. Ai mamma mia, ui mamma mamma, gli ultimi giorni sono tu miei, questi, ai, ui mamma, ai mamma, ai, ai mamma. Diciamo, credo, diciamo. Ai Gerardino, ai, ai, ui 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 ui, mi siamo, sento via. Piano piano, no? Siamo. Gerardino, mi sento fiacca, ai mamma mamma Sabastia, ai, ai mia, mi sono letto. Adotte Mino. Sul letto, siamo, cara Mino, siamo, siamo. Tieni, tenta a te, tieni, tieni. Clelia, tieni 33, bidimo, tieni. 33. Tieni ancora, ancora, ancora. 34. No. 35. Ai, mamma. Adotta Mino, adotta Mino. Tu letto, Gerardino. E Mino, no, no. Ah, la minata. Oh, Nini, la giuminata. State, meu. Oh, ma ste pastiglie che ci sono per la pressione? Che sono la pressione? Viste, prostatelle sono. Gerardino, ma insomma, ma capo dei conti, e parli da pastiglie e da prostata queste sono. Ma che tu pigli le sole da pressione? E le alcune me da prostata? E ci sa, c'è solo una cosa. Ma va, 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 quello si deve avere un cappanezzi, vai. No, già un porto, sbagliato tutte le mie cappane. E parli da pastiglia da prostata. Clelia! Per favore. Eci già. Me la devo togliere, devo andare. Mamma mia, quanta gente in farmacia! Ho trovato solo la canfora e l'adrenalina, ossigeno niente. Che profumino, tengo un appetito. Romina, preparami il bagno. Le rose rosse. Grazie, Nini. Sai, stavo pensando. Non vorrei dire questa parola, però ormai, se stanotte muore, io domani mattina presto parto. C'è un'amica mia che va a Bologna e ne approfitto perché mi dà un passaggio. Io più che altro in questi momenti do fastidio, no? Invece lì avrei alcune cosette da sbrigare e poi tra 10 giorni torno. E, ma lei come sta? Sempre in agonia? Piuttosto il prete è venuto? Il prete è venuto. E siccome ha visto che stavo in agonia, leva tu camisu. Leva tu camisu. Ha visto che agonizzavo e ha consigliato a Don Nini di perfezionare il vincolo in estremità. Lassa rosa. Lassa rosa. E Don Nini l'ha trovata una cosa giusta, perché gli è pensato. Sta disgraziata sta ieri con sti miei dei 25 anni. E così è venuto innanzi un letto e ne è sposati. Sì, un prevate. Con la benedizione del Signore in presenza dei 2 testimoni. Mm. E così starà che i matrimoni fanno bene, sai, signorina Deborah? Certo è che mi ha giuntisa subito meglio, mi ha giuzzata tu letto e mi rimandata a morte. E siccome naturalmente adunque non c'è infermi, non ci può essere infermieri, e le schifezze e porcarie annanzi una che sta a muore, perché ti sapevi che io sta a morire, non se fanno. Perciò c'ho un consiglio, va bene con i petitoi e trovate una da casa, non questa. Ah. Senti, ciò te trovi proprio buona, buona, buona. Uscire da casa adunca faticava io. E dov'è? Dov'è? Ma tu spiega a Don Nini, che le case le frequentava e le frequenta ancora. Vanni, va. Va bene, va bene. Va bene, va. Buonasera. Vanni, va. Buonasera, buonasera. E così l'ho trattata? Come se merita. Mo senti qua. Perché uno con te tocca stare molto corto, a sta con un paro d'occhi per tanti.
Ti è prima detto una cosa. Hai detto un'altra cosa, io ti tieni niente. Che c'è cosa? I soldi no, perché Osaka te li era dati, no? Ci ha due. Ci te in capo, brutta strada. Ci sta a pensi? Rispugni, ma sai, non fare il pazzesco! I figli su figli. Ma ci può dire i figli su figli? A ne sapere c'è la mamma. A ne sapere ci hai fatto che figli. Ma ne ulire bene. Non se ne scurnare innanzi là di omani. Non se ne sentire umiliati quando vanno e cercano una carta, un documento. A ne tenere una casa, una famiglia normale. Se ne chiamare come a mia. Come a mia città. Come mi chiamo io? Siamo sposati? Te forti. E io l'era capito. Oh, io l'era capito. A qua, in c'ho a casa mia. Con un nome mio. Qui di figli te. Cita! Toi! Ci metto domani te cita te posso rispondere a toi! Ci metto domani te cita, eh? Non te posso rispondere perché non lo saccio. E manco te lo sai. No, te pensavi che le menti a posto a coscienza, no? Che sistemi tutto. Portando me. Portando. Non ci campano. Cucciato le quaincia! Non ci campano! Sull'anima te pace! Non giurare, Nini! Non giurare, non giurare. Io per un giuramento che ho fatto, toccato te chiedo l'elemosina per 25 anni. Non giurare, perché questo è un giuramento che ti e non puoi mantenere. Ci ha giusto a pensare, tutta strega. Eh? Ma io ti dimo, sai? Non ti dimo! E perciò lo dici? State zitta meglio, state zitta! Senti, qua te ne vai. Tie, qua te ne vai, te ne vai, ci non te ne vai sola, guarda, te ne porto io. E agli me porti, Don Ninì? A Giustini, in quel bordello. Te fa subito io, Cete, Ninì de Fortis. Te fa subito io, Cete, Ninì de Fortis. State buona, Elena Leccesa. State buono, Don Ninì. Ti ricordi sta risata, Elena? Ah? Ti ricordi? Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami con la volontà e l'impegno. Rinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stata invadente, eccessiva lo so. La donnaccia di sempre, anche quello era amore però. Io sono qui, insultami, feriscimi. Sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che donna mai. Ti aspetti. Io mi verrò, in sicurezza che mi dai. L'anima mia farò tacere pure lei. Questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei. Fidati e sorprese non ne avrai. Sono quella che vedi, io pretese non ho. Davvero mi credi, di cercarmi non smettere, no. Io sono qui, ti servirò, ti basterò. Non resterò una riserva, questo no. Dopodiché, quale altra alternativa può salvarci?
La mattina dopo è cessato il temporale, ma tutto fa presagire che la tempesta dell'animo debba continuare. Beato cannangel somigli di rose e di gigli, ricevi l'onor di rose e di gigli, ricevi l'onor. Lampucia ti asturate, buon mattino che viene carda, stamane, non sai? Ah, don Nita, la signoria Sinzi, tratti, tratti. Buongiorno. Buongiorno, Frasi, come mai stamane già sei arrivata? È picciata messa prima, non l'ha fatta pratica. E se non l'era fare la pratica? No, siccome certe mani sticchi certi tanelli, non sai, non la spicci più. Magari Dio che io te faccio azzi. Ci si vanno subiti come è uscita la prima notte? Tia Casposina te ne bisogno di qualche cosa? No, la verità non ti ho vista messa prima stamane. Hai pensato? Dato le condizioni, è successo l'irreparabile. Don Italo, certo che è successo l'irreparabile. Ma c'è sempre la morte, che a certe fiate è giusta tante cose, Don Italo. Povera Elena, sfortunata in vita, ma fortunata sul letto di morte almeno. C'è cune venne una saietta, meno me. Clelia! I morti non si toccano. I vivi qualche volta. Ma i morti mai. E vabbè, Don Italo, ce li tocca idi. Ti immagini la saietta hanno morto, ci custo un ceta. Ma io tengo fede allo Signore, Don Italo, allo Signore e a Padre Pio. Padre Pio, cancello stai, questa grazia non me la fai. Con ne vene una saietta, con una morte curta e netta. Clelia, quante cose di Dio tu non hai capito. E signoria dei cristiani, Don Italo, anzi della terza cristiana, della terza... Zerbina. Benedetto Zerbina, Dio, che gli è sempre diventati figli di mamma alla vita sua. Clelia, è meglio che cacciamo discorso. Io stamattina qua sono venuto per una parola di conforto e per pregare per quell'anima benedetta. E quale anima benedetta? L'anima di mamma sa? Guarda, Clelia, si sia proprio senza cuore, via lo posto di cuore, decide. E signoria, si senza capo. Ma non l'ho capito, Don Italo, qua non c'è nulla anima benedetta. C'è solo una filibustiera, casa finta moribonda, con se fate sposare. Piano per festa tutti, un medico, frato, ma è pure signoria. Bambini, là da su, va. Bambini, che caldo che porta. Ma che caldo, signoria, rivaluto, la prepari per l'ultimo viaggio. Qui questa si prepara a compagni in viaggio di nozze, come una signorina di primo pelo. Vanni, va. Manco ci la dice con gli occhi negri, io vedo che sta a me dici, no. E chiamala, Don Italo, chiamala. Elena. Momento. Don Italo, 47, morta che parla. Madonna, San Giovanni, velata, Anna. Buongiorno, Don Italo. Hai visto di quattro siti di Acqua Santa ieri sera come me sono giovati? Già che stai qua, Minan e Don Siti Acquida, che sta sicca. Don Italo, tocca a te saluto, che tengo da fare. Buona giornata. Tutte vengono una saietta. Una morte curta e netta. Clelia, mantieni ma calma, se no è pesce. Settate. E ricordati sempre delle parole del Signore. Chi è senza peccato... Sgagli la prima pietra, sgagli. Ma io ne la sgagliava in fronte. Basta che ne spizzutava le corne ritorte, caporta. Miriamo per. Un Nini, ci dice Nini. Ah, Don Italo, ce l'ha visto, frato, ma Nini. Aspettate, avete ieri sera che manca. Io e qui daggio. Non sta ci posso sciogliere. E mi è capitato con i giovani telefoni, telefonini, doppi blu, tutto stanotte faccio un numero, tu cellulare te. Un Gerardino mi risponde uno e mi dice a sto momento non è intracciabile. E allora non facciamo. Faccio qui due frato, ma e mi risponde un'altra per calla che
che mi dice a sto momento non è disponibile. E io Donnita Luisa Isa che ne dico, ma perché la festa è disponibile però? Comunque Donnita, signoria, ci pensi di tutto questo? Io data l'età che tengo e l'esperienza, questa è la prima fiata che mi succede una cosa di questa. Ma quello che non vuoi scappa. Per me io pensare di bene io. Adulto, se no può cacciare tipo che lo cerchiamo. Ma ci mi dice che è stato quello Catanino, quello Gerardino? Gerardino. E allora non c'è problema, ci sono quello. E pensi di Don Italo, ma proprio perché è stato quello Gerardino io sto con lo pensieri, capito? Non serve a niente. No. No, lungo in favola, no. Buongiorno. Oui, Gerardino, tutto a posto? E frate, Manini, tu stai? Va bene, va bene. Mamma mia, ma non a posto, non è che è successo niente, no? Scacciù da macchina? Ah. Va bene, non ti preoccupare. Tutto a posto, glielo dire. Tutto a posto, non direi. Non ha saputo che è successo, sì, veramente, è una cosa non picca ingarbugliata. Ma frate, ma dove stai? Va bene, ma... Dove stai? Ne è capato niente? No, ne sta la sta macchina, qua sotto. Mamma mia. Beh, Lelia. Te ne vai? Io ho cabau. Sì, tanto c'è un Gerardino. Sì. Va bene, alla chiesa io te trovo. Ci taggio finemente alla chiesa. Prega per me. Prega per me. Cristo regni. Sempre, sempre. Ciao, ciao, Donnì, sempre. Ciao, ciao. Mamma. Ottavino! Maledetto a te, come musci senti? Donna Aurelia, ieri sussuto a Squinzano. Oggi suonata una tosca, bella ma tosca, e mentre suonava, pensava a te. Guarda, alla festa poi da giocattato domo stazzoli, no? Ottavino, per l'anima di morti, che non è né lo giorno né lo momento. Che io mi morio ti sparato, c'è anche un comario da tosca. E io ero venuto con questa sono privatamente. Ehi, Ottavino, poi una sonina da fiata, guarda. Vanni, vanni, ma ne sto una tosca da fuori, che qua sta io tutta traviata questa, vanni, vanni. Vanni, Ottavino, vanni, già che mi ha mai ricordato in giacca non c'è una goccia di latte. Quando vieni stasera annunci me le 5 buste, te quindi leggermente scremato, ha capito? Donna Credi sta bau fucendo. Leggermente, ti che te li scordi. Donna, non c'è bisogno fuci. Bau fucendo, donna Credi. Si a tuo più. Li fessi in casa mia, costeggiano. Mannaggia la morte, oh. Credi. Stavo morto ucciso, credi. Tutto stanotte sotto a torre, maglia da nudo. Sotto a torre, manco in sua macchina si distava. Tutta muttura in capo, non mi sucata. Ah, io ho bisogno, guarda, di conforto, Clelia, perché, guarda, non lo posso mollare proprio, mo' non dica che stai distrutto, mannaggia, lo porto, mannaggia. Non lasciare solo Gerardino. Certo che te perdi una nottata, a sta età, guarda, te pisa, eh. Certo che te pisa, Gerardino, ma io ero voluto con un dormo per tutta la vita mia, basta che non mi ero trovato in tanto scandalo di questi. Ai, mamma mia, ma Gerardino, mo' te pare normale che a 52 anni uno va sempittulisa come un caroteggio, eh? Ma io dico, frate mio, capo, filo ne teni, eh? Non stai buono a casa tua, e state a casa tua, state. Gerardino, punta, dimmi di e ce ne pensi, non è così, non è così. Ci saccio io. Ce ne manca, ce ne manca. E ci saccio ce ne manca. Non ne manca niente, non ne manca, te ne tutto, te ne casa, proprietà, ricchezza, bellezza, altezza, diagonale, tutto te. Raggio per te 14. Ma io squaglio, baby, squaglio. E io squaglio per te, Clelia. Che ne manca? Non ne manca niente, ne manca affetto, ne manca amore. Ci sa, ah? Ce ne manca. E quello che ne dà io, c'è. Non è affetto, non è amore. E vuol dire che quello non vuole questo amore, Clelia, non è nato amore, no? Ah, quello vuole nato amore. Yeah. Questo succede perché non c'è regole, eh? Perché non stai di moralità, ma non stai di moralità, certo, di tia, bambini, ma... alle bianche vie, di tia, mamma mia. Ah, ero meglio, so, sacco impazzati, beh, scontati di peccati cataniti in sall'anima. Ma le notte senti, mi capito? Ma ci senso tene, ci senso tene alle vostre vostra, sta ben pittulisciati come un carosello, va sta in pittuliscia. Credi, mo sta facendo parire proprio che stiamo più dai che qua, è pure tia, no? Che in fondo non è che siamo manco tanto vecchi. Un nì poi gli è sempre tenuta fissazione a questa sposa, c'è per questo. Io no, ma un nì la gli è sempre tenuta. Certo che prima non aveva una, e mo tocca se ne su cannata, sì. E facciamo finta che capisco. Ma ci proprio l'hai fare sto passo, no? Va a
menti te con una para tua. Sono saggiata. E ci te menti con una para tua, non basta ricogliere lecce. Dentro una casa d'intolleranza e batte la nuce in casa. Se una donnaccia ti guida, Gerardino, ci te poti sfattare. Inganni, falsi inganni e l'inganno incestati. A quanti sono mute cose che non quadrano, Gerardino, mute cose. Sono d'accordo con te, Clelia, guarda, ma secondo me una cosa di Cristo non si aspettava proprio. Io? E io? Però penso, guarda, Clelia, che a quella legge una soluzione sai trovare, perché, guarda, è evidente, no? Una legge, qualche cosa si trova, sì, la soluzione. Ma ormai a pettina penale nell'imu macchiata, Gerardino! Nell'imu macchiata, chi la scassa, chiù, chi la scassa? Non c'è nulla legge che la pote scassare. Chiù. Cent'anni di galera, nannestire, cent'anni di galera senza convenzionale. Io non mi tocco, Gerardino, in questa casa. Era una santa casa. Sì, non mi tocco. Adesso ci chiudi comanna e io ti faccio una assutta. Sono passata e poi c'è un traffico, Gerardino, incredibile. Lo sai, l'ultima? Sì, Gerardino. Stamane di buon mattino. A Romina, Adama. Gerardino, Adama. Quale dama? Adamina. A Romina? A Romina, sì. È uscita di buon mattino perché tania te portare tre messaggi della signora Lena. Che messaggi della signora Lena? Sì. La signora Lena te toglia! E ce l'ha portata, sì, non lo staccio nensi, Gerardino, che a mie mi dicono, a sapere mi faccio un caffè, stamane, è lungo. Io no, io. Ah, Gerardino, ne ho il caffè? Scusa, Gerardino. Lo hai macchiato? Sì, sì, macchiato. Macchiato festa, questa. Ehi, è pile 9 la misa. Ah, non te ne ricorda, no. Trasparente sei diventato mai. Senti, ma si dice che sei asciuta in prima stamane, no? Dove sei asciuta? Già, sono asciuta in prima, sono asciuta... Sono asciuta messa prima. Ah, messa prima sei asciuta, sì? Ma dice che ha portato pure tre messaggi, no? Tre? E una fiata che lo sai, perciò stiamo domani. No, così... E poi erano tre telegrammi. Ah, tre telegrammi? Mm-hmm. Ma che ce l'ha portato questi telegrammi? Non tu posso dire. Perché non mi puoi dire, scusa? Perché è un segreto. E poi perché ti è contenuto e sei una spia. Io sono una spia? Mm-hmm. L'hai spiata molto fiata, non ha giocato. Sì, che perciò non c'è niente di spiare mie. Se non, non lo sapete, ci sono tu. A meno male per la signora Elena, sarà... sarà su quale marciapiede stiamo io. Ma io perciò mangio fermata a te con tu, saccio, guarda, stammene, cia. E spicciato filmi, basta. Spicciato filmi, ma ci ha portato i telegrammi e non si è potuto sapere. Non tu posso dire, citto, che è un segreto. Non ci sia antipatico, guarda che capisco sta sotto qui. Certe notti, macchina calda, dove ti porta, decide lei. Certe notti, vieni, mamma mia, state lì, sumaro come non li angio, mamma mia, che occhi cadeli. E caffè questo? Sì, perché era fortuna. La radio che passa negli chi ha proprio bisogno del caffè? Io puro. Un caffè vuoi? Ah, ma spagni un caffè. Ehi, bello bello, sai come conti con mia? Cacci te pente che sta conti con quella tigana del Bengala? Che stai in casa la tana? E ti ha giocato fatto, aspetta. Ah, macchiato. Sì, ne t'ha giocato. Ma tu non c'è caffè? A questo io. Senti, Gerardino, ci lo raccontiamo con l'avvocato. L'avvocato? Sì. E ci mu chiamare? Gli mu chiamare un ubono, perché la cosa è molto delicata. E ci chiamiamo, scusa, non è che... Gerardino, da, un caffè. Penso che è caduto un coraggio di ieri sera dentro termo, sueto. Gira la tazza, che te l'ha già musato io. E ci non è buono? Che non è buono, nenì, vuol dire che va, non mi pio, no, mi pio lo barra, c'è che fare. Cita. O caffè.
Gerardino, ma chi sta a contare il caffè qua? Il caffè? Chi c'è me ne incarico il caffè tu? E chi ci sta a contare? Io sto a contare qui, che l'avvocato mi dice che la cosa non è buona, che tu qua sta a fare. Non è possibile. È possibile. Ce ne sai, tia? Come ce ne sai? C'è una schifezza. È una schifezza, tutto buono. Ma io la porto in tribunale, pastorino. Non l'ha saputo fare, tu dico ieri. No, la verità non l'hai mai saputo fare, c'è per questo. Ma io da giudizio la porto in tribunale. Pazzurino, la corte d'appello, pazzurino. Ma non esagerare, Nini, dai, per un caffè, ma non fare tutte queste storie, ci caspita. Gerardino, ma da spicci con sto caffè, insomma, per favore. E che ci sta qui? Ah, di sta con te. Ah, di dire sta con te. Ci sta, c'è io. No, ma io ma ci conto con te, frate mio, guarda, con te posso contare il passato, ma tu presente ci conto che ho con te. E buon un masparagno, ma non vi come da ridotto, guarda. Mezzo ribambito, con l'occhio spento, i capelli tinti, ma ci spaglio di capire. Io capelli tinti. Ma per favore. Amico, ma dieta guardato fino allo specchio, non ha già capito. Almeno io mi posso dicere, a manco ti voglio dire che non è dei. Non ha già capito. E poi guarda tutte queste ringhiere che dai fronte, le borse d'acqua cauda sotto all'occhio, guarda. Meno male. Hai ragione, Gerardino. L'anni passano per tutti. Ma te giusti, mio picco. Tu ricordi Don Giovanni? Certo, Don Giovanni. È morto? Ha detto buono, Don Giovanni è morto. Ah? Te viene, Don Giovanni gli dici, ti è? Gerardino, sia caraglieri, Allora, davvero. Baffetti neuri. Mazzo come uno figurino, un modello. Mo l'ho fatto come una damigiana di 50 diti. Come dei giri, sempre di fronte, pare che stai. Ha ragione, Gerardino. Dei ricordi? E ci dormia mai, E ci dormia. A notte c'è che era giorno. E ci dici? La madosca. Ti ricordi da Vagnina dei Caldi, Brice? Sento un urlito, dai, non contiamo, dai. E la faccia per mia. E io per Ida, Nini. Fugivo, ne mi disse. A me non mi disse niente. E la signora di Calatino, Uno, porco, tacci suoi, ti ricordi? Mi date i biglietti. C'era buono. Mamma mia. Non mi giravo nemmeno. Per tanto mi scappavo qui da sei. Ci va una raffia da tutto. Ti ricordi come girava le palle, Gerardino? Come giravano, È vero. E c'è ne muto. E le femmine? Le femmine, Nini, è meglio. Lo puoi dire forte. È meglio, Nini. Bravo. Viaggi. Parigi, Londra, ti ricordi la fotografia? Cortina da un pezzo. Manca Versa, ci sta da viceversa, ti ricordi? È vero. Senza regole, senza controllo, senza freni. Senza frizione. E ci la parlava Gerardino. I mariti, Nini. Ti ricordi? E moi? E moi? Senza volontà, senza entusiasmo. Però Nini De Forti si deve reagire. Sì. Ti è piuttosto qua, ha saputo qualche cosa, sai Nenzi? Sai, saccio Nenzi. A qua ti dice Nenzi, ci vedi, pensavo di dire. No, dice. Aspetta, A proposito, stamane dice, che detto da Clelia e confermato da Romina stesso, a Romina è suda prima cuba a porta 3 telegrammi da signora Elena. La signora? Sì, ha detto la signora Elena. A Cita. Ci sta, ce non ha avuto un mudice, è lustoso dai. Romina. Sì. In un salotto, dai, vicino al studio. C'è lo divano, questi piaciuni con solo a letto. Ah, va bene. Poi vanni e apri da branda che c'è il tuo ripostiglio. Con sapore. Sì. E ti sta bene? Sì, boh, sta ballo bagno, non ha già capito. Abbia con me? Senti, posso sapere chi gesta la trasformazione a casa mia? E come no? Dici che ci sono segreti fra marito e mogliere? Mi servono le due camere delle tuad. Camere delle? E per città? Per i figli miei. No. Due figli miei si trasferiscono qua. Bah. Era neutro gestare c'è. Però uno è sposato e te ne pure due figli. Allora se stai a casa sua. Ma teniamo pure i nipotini. E due cala tani vista, tribù, giusti a stipata. Come che si chiama? Come che si chiamano questi? Come si chiamano? Sì. Per noi portano nome mio. Più dai poi piano tu. Senza l'autorizzazione mia non penso proprio. Natai, Nini. Natai. Stai tranquillo. Natai l'autorizzazione, Natai.
La salassa nini sta poglia, sì. Ah, mi diceva, non tengo capo manco un quarto giugelli in faccia, guarda. Oye, Deborah, sta sì, eh? No, no, non esiste proprio. Ah, sì, devi tu... No, no, noi stiamo qua. E perciò, insomma, per fare... No. Oh, nini. Ehi. A Deborah, con Nadia, dei. E fanno il casa, no? Non vuole il casa, è Tima Elena, a quanto pare. Ma tieni, che ci sono qua io, come Tima Elena, dai, fanno il casa. Oh, nini, si guida la vita a scostolice, sai? Ma ci ha scostolice, Gerardi, ma mo davvero sta scherzando? Guarda, mi intimano in capo tutti, c'è sta casa, c'è cacumanna, per favore, fanno il casa, fanno. Oh, io voglio... Ciao, e ci c'è qua. Deborah, dici a quel casa, no, dove no, ci non sta? Ci possiamo muovere di qua, non entriamo proprio. Cioè, sì, siamo qui con me, non esiste. Oh, Nini! Oh. E non vuole casa? No. Dice che non si controllo nervoso, dai, ci sta. Ma dico, ma ci va qui, ci inceda? Ci sta, ci sono andato, è buona. Che? Bionda, buona, dico, però è avvocato. L'avvocato? E l'ha trovato io, allora. E noi che ne mangiamo, le levo io, le. E beh, ne sei uscito prima, non hai capito. Deborah, prego, prego. No, caro Nini, dopo la scenata di ieri non intendo assolutamente ritrovarmi faccia a faccia con quella donna. Ma non ti preoccupare, ci sono qua io. Pure ieri c'eravate voi, però. Comunque ti presento l'avvocatessa Nocella. Buonasera, avvocatessa. Piacere. Buonasera. Piacere. Prego, prego, accomodatevi. Grazie. Prego, prego. Io non voglio aggiungere gli eccessi, però. Ma no, ma... Nini, senti, io mi faccio un caffè, vengo in cucina, sai? Vai, vai, Gerardi, vai. Visto che ancora mi piace. Ma lei dov'è? Ma non ti preoccupare, non ci sono problemi. Avvocatessa, dunque... Dunque, io lo studio vicino a casa della signorina, ci siamo conosciute lì. Nonostante quello che si dica, sì, l'avvocatessa può dire chi sono e che vita faccio. Beh, ci vediamo ogni tanto, ci incrociamo, poi sa, di solito io sono fuori, sono impegnata con i clienti, il tribunale, quindi sono molto occupata. Comunque mi faccio gli affari miei. Oddio. Nini, preferirei sedere al posto tuo, fa niente? Ma no, ma figurati, ma non aver paura, Deborah, comunque, vieni, vieni, non ti preoccupare. Proprio ieri sera, vedendo l'avvocatessa, sì, gli ho parlato del caso tuo e di Elena. Ah. E gli ho detto del tuo stato d'animo e della tua preoccupazione di dover rimanere legato ad una donna senza averne avuto mai il desiderio. È vero. E l'avvocatessa mi ha spiegato esaurientemente che... Scusate un attimo, vogliamo... Nini, va, apri io, Sì, sì, vai, pari. Ci accomodiamo nello studio, è meglio. Forse è meglio, sì. Sì, sì, va, prego, bene, prego. Sì. L'avvocatessa, di là, quella cosa. Prego, Deborah, vai. Senti, Deborah, ma ci sono novità. Sentirai, si fa di duccio. Mamma mia. Prego, accomodatevi. Potete sedervi un attimo finché vado a chiamare la signora. Sì. Buonasera, avanti. Buonasera. Andiamo? No, no, te lo faccio. No, perché il tempo è denaro, dico io, devi fare. Accomodi lì un attimo. Buonasera. Buonasera. Oh, Maurizio, sei arrivato? Romina, 10 fiate sul ballo di questa settimana. Fai, Cigi, che è successo il giorno? Non è successo niente. Cigi, che non funziona. Funziona Romina, tutto. Dimmi, Cigi, menaggio uscire, maggio far dire, Cigi, che non funziona. Aspetta, ma facciamo la signora, un attimo. Un fulmine. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Chi è questo? Chi è questo? Sì, sì, dimmi. Chi è? Romino Francioso. Chi è Francioso? Chi è sto Raffaele? Uè, signora, tocca a me scusi, non te la conosco. Dimmi, Cigi, è successo? Ah, ispettori di Caldaglia. State tranquilla, signora, non ci passa. Non ci passa, mo sono fermati pure per le elezioni. State tranquilla, non ci passa. E poi ci via da niente, voi. Ah, è messo da. M, via 24 maggio, sì, c'entra. M, signora, M, nu, V, 24, via 24 maggio. Quando è V, vengo, quando è V. Non posso venire, mo, signora. Signora Caldaglia, mo è a giugno stiamo, mo arriva estate, a settembre ne vediamo. Fammi, lasciamelo piccolo. No, signora, non posso venire, mo. Signora, sta un palato in suo letto. Sta un palato in suo letto. Non mi vedo manco me mo. Non mi vedo manco me mo. Non saccio manco io stesso, guarda. Lunedì mi passa. Lunedì. Ma vi su io con marito, da signora. Ma vi su io. Non ti preoccupare. Lunedì. Va bene. Tu paese è un fuoco. Qui della Clesidi? No. Guarda, è un fuoco. Non sa ce la può fare. O completiamo l'opera? Fratello, o completiamo l'opera? Se porta in un trapano del sotto pulmino oggi, trapano un euro, 2.266.000 lire, ancora la giustificiate pagare, se porta in un trapano, e oggi va mi curco di vero. Sì, ma noi ce ne fregamo, scusa. Come?
Vabbè, me non te potevo dire niente, allora. Eccoci. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Vagnoni. E cosa come vanno? Fuggendo, sempre, andiamo all'altro, signora. Tutta suso. E i Vagnoni? I Vagnoni stanno buoni, muoi. Settimana passata sono stati tutta suso, con lo piccino. Sono venuto con la frera. La frera è 40, una settimana. Scappato una Nutella, no? Il barattolo della Nutella si è mangiato sano, no? E ne sono buono di ferro. Con l'aiuto non mi ho fatto niente. Toccato chiamiamo dottore. Tutta suso, una settimana. Poi quando dei due figli, i problemi si raddoppiano. Con tutti i vermi, sono passati i vermi. Tieno figlio, all'altro. Tutta suso. Ma dire dei figli? No. E ci conti allora? Io ne dei figli, no? No. Signore, sai queste cose, sai come funziona, no? Scusa un attimo. Certo. Signora, io ho ricevuto un telegramma. Ma il nome semplicemente non diceva nulla. Meno male che c'era l'indirizzo, altrimenti non saprei come. Però io. Ve spiego. E io pure di chi si tratta? Ma vi spiego. Un negozio? Va buono? Certo, perché una cifra buono? Certo, quando c'è clienti erano come tutti signoria, ti guarda ogni fiata che vieni, dai, fai di più, 100 capi d'abbigliamento. Ah, ma così, roba. Sì, Unite teste tu da stock, no? Certo, ma dico io, roba firmata degno, perché? Dico, vabbè, capisci, sta roba di fatica, no? Fammi spiccio da contare. Quando conto io, per favore, non mi interrompo. Oh, ho capito, non te potete dire, ragazzi. Fate, me lo ecci, gente. Ogni fiata che vieni signoria, c'è un negozio, poi faccio un minto a posto, faccio un minto mezza giornata, non saccio io, Va bene, ma vuol dire che non ti dà più fastidio. Certo, sì, non mi dà più fastidio. Signoria senta cliente, e la cliente ha sempre ragione, dico. E gli studi come vanno? Lei come fa a sapere che io studio? Ma ve spiego tutto. Ti spiego tutto. Vagnoni, io vaggio mannati a chiamare per una cosa molto importante. Oh. Scusate un attimo, siamo in giù studio. Ve spiego io. Scusate, Elena, io, senza essere avvocato, te l'ha detto prima, ma qua c'è l'avvocatessa Rocella, mo te conta Ida, come stanno le cose. Giovanotti, siete stati incomodati inutilmente, Beh, potete dire, la signora si è sbagliata. Sì, ma in un momento, io non m'aggio proprio sbagliata. La giovanna ti chiamare io, ti e ci c'entri. Sì, guarda, mi conta una sergente? Vagnoni, scusate un attimo. Su terrazzo, per favore, sì. Un attimo solamente. Romina? Sì. Romina? Scusa, hanno caffè lì, Vagnoni? Ah, sì, sì, su. Andate sul terrazzo che adesso arriva un caffè. Va bene, grazie. Romina? Allora? Prego, avvocatessa. Beh, di questo fatto me ne ha parlato la signorina. A proposito, dove sta? Avvocatessa, non ha importanza. Vada avanti, prego. Ma ad Ainge staglia, no? Non tengo coraggio questo. Ma innanzi, avvocato, prego, prego. Sì. Bene, per il fatto espostomi da lui, cioè da lei, insomma, per tutto quello che è successo, io ho qui trascritto l'articolo 101, ecco. Articolo 101, matrimonio in imminente pericolo di vita. Mm. Nel caso di imminente pericolo di vita, eccetera, spiega tutte le modalità, ecco. Ma l'imminente pericolo di vita non c'è stato, perché in effetti è stata tutta una finzione. Quindi... Tegno i testimoni, l'inganno era palese. Sì. Gerardino, Aromina, sì. Tutti. L'infermiera. Tutti. Un piano breve da se ne sciuta e zumpato sul letto. Auguri, Nini, siamo marito e moglie. E allora c'è qui a vantaggio l'articolo 122. Sì, violenza ed errore. Prego. Dunque, il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, il cui consenso è stato estorto con violenza o escluso per effetto di errore. L'estorsione c'è stata, in base all'articolo 122, il matrimonio viene impugnato. E come lo prevede? Vi dice la stessa cosa, anzi c'è l'oltraggio al sacramento, non vale. Io non n'aggio capito. Tu spiego io. T'aggio sposata, sì, ma sapia che rimorire. Signora, siccome non sono morta, un matrimonio non vale. Non vale? No. Era morire. C'era morta? Allora sarebbe stato validissimo. E tu sei potuta sposare una da fiata, potuta avere figli? Sì, ma sempre da vedovo. Ah. Quest'altra probabile donna sposerebbe il vedovo della defunta signora De Portis. E ti eri diventata buon'anima da signora De Portis morta. Ah, che bella soddisfazione. Allora io ho già spisa una vita intera, mi formo una famiglia. E questa legge non mi permette. E questa è giustizia, avvocato.
Ma sposarsi non era in sua intenzione. In effetti il signor De Portis non la voleva come sua moglie. È così chiaro. Avvocato, procediamo per favore a me. Va bene, se mi date il mandato io... Mandato dato, prego. E io manco. Io manco te voglio, diciamo. Avvocato, manco io lo voglio, vanno innanzi. Non è vero, non è vero proprio che stai in punto di morte. Uli ha fatto un'ambroia. Uli a me rubo un cognome. Ma conoscia solamente la legge mia. Qui da capace ritira, non qui da capace che incira. Bagnoni, veniti qua. Elena. State zitto. Sentitemi buona. Voi siete ormai grandi, siete uomini. Voi siete figli miei. Ma insomma lo spicciano? Ma ci siete, come impedisci che dico di fronte agli figli miei, che sono figli miei. Avvocato, questa legge tu non mi permette o no? Siete figli miei. E io su Elena l'è accesa. E quando dico Elena l'è accesa, ha già detto tutto. Avvocato, conosciti Lecce? Lecce vecchia, le case misere, le vie stritte ad un cosula, non si vede manco a mezza via. Intra una delle vie c'era famiglia mia. Quanti erano? Una folla. Una folla di gente che non si supportava, che non si contava manco con dicune buongiorno o buonasera. Una parola mi ricordo, mi disse pagina, e quando mi ricordo, tremulo moi pettano. Tania 13 anni, mi disse, state facci grande, e a qua non c'è da mangiare, lo sai. A sera ne mi tiene intorno alla tavola, un piatto grosso a centro e non saccio quante forcine. Sarà che non era vero, ma ogni fiata che mi tia la forcina in quel piatto, mi sentia guardata. Tania 17 anni, quando una sera incrociai un'amica mia, che per come era canciata non pareva più la stessa, pareva nada. E io la guardavo da lontano, con la bocca aperta. E io da ritenno mi dice, ehi, e ti è, ancora così stai? Poi si avvicinava e in ciaricchia mi dice, sì, così. Così capì come era canciata la vita peita e così canciavo la vita mia. E sempre così, ti ricordi? A giocare uscio tutti. Da casa mi pareva una reggia. Una sera carica dei regali per tutti, tornai a casa mia e mi battevo cuore perché mi pensava che non mi guardava neanche in faccia. E invece tutti mi trattavano buono, ci metteva a seggia, ci mi accarezzava. Solamente mamma, quando c'è con la saluto, tenia l'occhio, chini e lacrime. A casa mia non tornai più, i miei non saccio manco c'è fine ne fatta. I figli non l'ha già uccisi, la famiglia, a famiglia, 25 anni ha già pensato. E baggio cresciuti, baggio fatti uomini, ha giù rubato a Iddu cube cresco. Ah, sei nasciuto? No, non ti preoccupare, crevo io ne ho contro un negozio, e carattere, non ho capito. Voi venite con me, vi spiego io. Avvocato. Scusate, 2 minuti. No, no, io me ne vado. Quanto ne dico una cosa a Don Ninì, te ne vai? E allora passate da Incia e ricogliete qui. Ha vinto la partita, sai? Io me ne vado, Ninì. Tieni l'avvocato che vai innanzi. Io non nego niente e te lascio libero. E ci credo, ti pigliavi una bella sommetta senza farci tutte queste storielle, ti pigliavi. Ha voluto qua sti per forza pace di questi 3 poveri giovani.
Ma ci l'hai fatta fare? Eh? Ma perché l'hai fatta? Perché? Perché uno te dice è figlio tuo. E ci te crede. Uno te dice è figlio tuo. State zitta, per favore. Te l'ha potuto dire che tutti e tre sono figli tuoi. Meri Crisa, te l'ha fatto credere. Ma non è vero. Te l'ha potuto dire prima, ma ti eri disprezzati là di doi. E io li uli a tutti e tre uguali, senza particolarità. Non è vero. È vero, Nini, è vero. Ti non ti ricordi? Civi a Londra, Napoli, Parigi, Iaggi, Fimman. Una sera, una delle tante che quando te ne civi, mi ricalavi una carta di 100.000 lire. Una sera dicesti, Elena, facciamo obbedire che ne ulimo bene. E studasti a luce. Io, Nini, da sera, t'ha giunto bene veramente. Ti e no. Ti e facesti bitire. E quando domasti a luce, e n'adda fiata metesti a solita carta di 100.000 lire, io un anguleddo segnai data e giorno. Ti e poi partesti, e io ti aspettai come una santa. Ti e non ti ricordi quando fosse. E io non t'ha giudito mai niente. E c'era. Eh no, t'ha già detto che ne essere lo stesso, tutti e tre. Non è vero. No, non è vero. Non è vero, perché guarda, qui sarà stata un'arma ottima per te, Elena Leccesa. E ti è quest'arma, te l'hai saputa subito. Come ti hai scritto, attaccato in una mano. Me l'hai rifatto uccidere. Non una fiata, 100 fiate, 1.000 fiate, me l'hai rifatto uccidere. Non t'ha già detto. E solamente per me è vivo, un figlio tuo. C'era per te, era già morto. T'ha giù detto che ne gestare lo stessi, tutti e tre! Sto lo stessi, tutti e tre! Perché sono figli tuoi! E non li caluti! Ma vanno già di bere tutti nel paese! Voglio bere! Ti ricordi ieri, Nini? Ti ricordi quando ti dissi non giurare? Perciò t'ha giù detto. State quieto, quieto, Nini. E ricordate, non dire niente di quello che t'ha giù detto agli figli miei. Sino te cio. Ma non come mi dici te, che mi hai ripetuto per 25 anni. Come tu dici Elena Leccesa, ti ciuterò. Romina? Sì? Romina? Vieni, diciamone. Vieni, diciamo. Crai mannamo un piano e roba nostra. Hai capito, Donnini? State zitto, zitto. E non dire niente a Ciuvetto. Tieni tu per zia. Ah. Teniano conticino segnato su questi soldi. Queste sue 100.000 lire te da sera, Nini. Tieni, i figli non se pagano. Figlio, come sta pacco? Mi dispiace, sì. Gerardino. Certo, è un problema serio. Un problema serio, sì. Gerardino. Oh. Uno dei tre è figlio mio. Come? Uno dei tre è figlio mio. E quale? Questo non mi ha detto. E non vuole mo dice. E c'è uno dei tre figli mio, Gerardino, qualche cosa giù fare. Ma ci guida non ti dice qual è figlio tuo, ci dice capo di fare, Nini. Non saccio. E quando a Elena si fissa, sai, capitosta, non ci conta. Non saccio, saccio. Sì, ma una soluzione la giù trovare. Non saccio quale, ma una soluzione tocca la trova. Nini, secondo te a Elena l'hai fatta grossa, no?
Ma ci domande facile, Gerardino, ma mo davvero sta scherzi? La fatta grossa. Solamente nella sua mente perversa poteva immaginare quello che hai immaginato, ma mi faccia una cosa di quinta, beh. Nini, ti posso dire una cosa? Dì. Però diamo a sentire, eh? Non siamo più cagnoni. No. Ti rendi conto? Teniamo una certa età. Tia, quella Elena, ti hai sempre comportato buono? Sì. No, no, vabbè, d'accordo, non hai mai fatto mancare Nenzi. Ne hai dato tutto quello che ne servia, sì. Nini, ma quelli soldi però, materialmente ne ha dato tutto. Ma ti ha mai pensato che qui ti hai voluto? E te vuole ancora sempre bene? Senti, eh? Gerardino, a uno che noi bene, non ne facci una cosa di questa, capito? Beh, se hai vista costretta, secondo me, guarda, secondo me, Nini, qui ti dà una rivista ad alternativa. Sai che ti sa costretta? A Elena, sì, sapia. Però io dico che ti inganna, ma non è che l'hai fatta manco con cattiveria, non hai vista ad alternative che le dice come ho fare con lo zicco? E gli hai fatta, gli hai scelta questa, insomma, ecco. Hai pensato pure alle figlie, Nini, non ti riscordare, sai? E in fondo uno dei detti figli è pure figlio tuo, non ti riscordare. Non ci vuole manco tanto coraggio, dai Nini, tocca a zicchi, mi chiudiamo sette piedi e vai innanzi. Io ho coraggio, ma in coscienza l'ha già deciso, ce l'ha fare, dai. Ce l'ha fare, Nenzi, ce l'ha fatto, Nenzi. Gerardino, non ci può dire Nenzi. Nenzi, perché l'ha già fatto, no, Nini? Non sai che l'ha già fatto. Ti uccide? Uccide, è un matrimonio, non l'hai fatto già un matrimonio. Per favore. E in modo a cammino, ti darò se ti vedi, ma innanzi, in modo a te faccio coraggio, Nini, dai. Ci sta a dire, ma insomma, dopo una partaccia di guida, ti chiudiamo sotto i piedi, ma innanzi, che io sta cosa non mi riscordo per la vita. Aspetta, Nini, aspetta, mi capisca. Dica, toccano dici ancora la Clelia, poi, sai? Sai che fare? Amico mio, ma Clelia sape che Elena tiene tre figli, sì. Lo sape, ma non sape che uno dei tre figli tu. Ma già sape, guida, come menti, sto accabbando dici. Te lo dire io. No. Dico, ma come sta scherzi, dico. No, Gerardino, ma sta scherzi. Io sta scherzi? Sì, penso che sta scherzi. Secondo te, io con qui due cadegno per la capo, ma come sto combinato mai, aggiunto a dire pure un pensiero che vanno di qua alla Clelia. Guarda, sì. Gerardino, io non la faccio più. Io cuore mi è arrivato un canna, io lo saccio, guarda come va a spicciare e mi aggiunto i miei pensieri con noi di quella clea. Panni, ci vuoi, guarda, ci vuoi, non dici via. Io, ma io l'ho strobato, oggi ho bisogno di una picca d'aria. Me ne va, ai, me ne va. Dini, non ti assorma. E io non voglio, non dico, ma ciao. Non ho già capito, io se sposa, io... Eh già. E ci può credere bene a sapere che uno dei tre figli è figlio suo e io lo sapia non ha detto Nenzi? Come mentiamo? Chi da zicca una seggia? Ta, anche altro. E vabbè, Gerardino, ma sono stacconti. Io? Ma frato, ma Nini, ha riusciuto. Il testo là mi ha aggiunto in segretaria, Nini. Non saccio, non saccio, riusciuto, Clelia, non saccio. Non... Ah. Anzi, meno male che se ne è uscito perché ho lì proprio tutti a punto, Clelia. Per dire una cosa importante. Ma... Sì, vabbè, Gerardino, guarda. A me mi potete ormai dire tutte le cose più importanti di questo mondo. Io mi mantengo calma, se no peso me vete. Non vedi, mentre stai la lingua, mentre stai. Signora, siete Clelia, siete, guarda. Io, Clelia, guardo, li ho coraggio, veramente. Ti dico una cosa, ma guarda, tocca a me se incontro, Dio, perché io, guarda, non riesco a me sbocco. Ma confidate con me, Gerardino, confidate. Come una mamma, come una suora. Come qualche cosa. Senti, Clelia, io le ti faccio capire, insomma, no? Arriva pure un momento per un cristiano di una certa età, dell'età mia, cosa, cioè, che senti, ci sta, c'ho un bisogno che si crea una famiglia. Gerardino, sì. Taglia, vai a corto. Sì, di quei divertimenti, tutto quello che vuoi, l'avventura, tutto è bello, sì, però, guarda, Clelia... La famiglia è famiglia. Io dico, no, per esempio, non hai mai inteso la necessità di che ti trovi, ci sta, c'è un'anima gemella, ci sta. Non mai. Io sì, Clelia. E come mia pure un Nini e tanti altri. No. Un'anima gemella.
l'anima gemella. Addio, Sergio. Gerardino. Ehi. Gerardino? Sì. No. È un discorso, non l'ha concluso. Che io veramente pure l'aggiunti su bisogno, no? Che è un'anima gemella, come aggiù dire? È vero che io sono una cristiana di chiesa e che ho pensato più allo spirito che alla carne, ma mo mi sento ubriaca con tutto questo spirito. Gerardino, io sono una donna, non sono una santa. Comunque poi, Gerardino, sai che ti dico? E che un diavolo non è che è brutto per quanto pare? Io lo saccio, sì, è vero, credo, lo saccio, che ti è un'anima grande grande, lo saccio. Che sei buona. Ai, lei le sta facendo in piena tutti i carni. E io, Gerardino, io... Hai capito da capo? Lelia, guarda, quando io a casa la sera, no, certa fiata che mi ritiro, che un filo da che hai in due carotto. E casaccio che ha già prima casa che non c'è ci vedi, che puzza di muffa, che cosa, ma viene così, con un serro intorno e con me ne va, guarda, giorno. E penso, ci è bello, certe fiate, quando rientro a casa, che trovi una cristiana che ti vuole bene. Che ti aspetta. Ecco, sì. Che ti dumo fuoco quando arrivi. Che ti scarpe peti in tuo letto. Che ti infilo pigiamma. Che ti gratta la spalla. Sì, più cavano. E che ti dice, come è andata oggi la giornata, amore mio? Come è andata oggi la giornata, amore mio? Ecco. Proprio così, Clelia, sì. Allora, ha capito? Sì, ha già capito, Gerardino. Ha capito. Stanno in filando i carni, capiti per capo. Basta, basta, Gerardino, basta. Non contare più, Ecco, perciò io finché muoio mi ho mantenuta intatta. Intatta e inviolata. Per te, Gerardino, solo per te. È l'uomo per me. Come sposo? Fine! Vieni, io ti sposo! Vieni qua! Ai, Clelia, i musi! Clelia, ai! Come mi sposi, Clelia? Che io con un'inidia! E beh, Gerardino! E qui tu cavale per l'unimì? Non vale pur per noi, eh? Beh, sì, no? E allora, Gerardino, vieni! Ai! Sta bimbri? Io? No, ho telefonino, Clelia. Ai, mamma, questa 40 anni è stata all'urmo. Si picca picca nel capo, questa mi cancia i connotati di capo di peggio. Ino! Sì. Piccino, piccio! Sì. Compate mio, state consigli. Sì. No, sta precava. Ave che gli ho detto fine, Indio, non vi comune.
Rito Pizzo. Gerardino, che occhi grandi che c'hai. Per guardarti meglio, Cleriolina mia. Colore del cielo sono. Grazie. E Gerardino, che orecchiette grandi che c'hai. Per sentire il tuo cuore, Cleriolina mia. Gerardino, e che mani grandi che c'hai. Sono tue, tutte e due tue, Clelia. Stringimi forte, Gerardino. Non muto, sino me il disciato questo sonno, Gerardino. E ci sonno e sonno, ci si è disciata. Ai, quanti anni che sta aspettando questo momento, Clelia. E io, Gerardino. Ma perché non mi hai detto prima, Gerardino? Come non ti hai detto prima, Clelia? Dopo tante mazzate caggiute. E ci mi eri detto prima, io te l'ho date tutte le mazzate. E ci sapeva che c'è a finire così, allora? Ti ero saputo tanto, Clelia, te l'era detto 25 anni in rete, questa cosa. Arrucinò mo' Daniele, un figlio, quanto quello tu Ninì. Mo, quanto quello tu Ninì, quanto quello t'alena, o dici? No, Clelia, quanto quello tu Ninì. Gerardino? Ehi. Capolo lui e con i mezzi te muoio puti muire un figlio. Aspetta, ci puoi dare stagliata, Clelia? Con i mezzi te muoio come te stagliano e così te intagliano. Sì, ne muoio. Gerardino? Dimmi. Con i mezzi te muoio, figli, non ne puoi muire. Figlio? Uno solo? No, ne, già che ne mentiamo, ne facciamo quanti ne olimo. Quanti ne olimo? Tanto mai ne mentiamo, entrano un vasetto di vitro e li infiliamo tutti in suo congelatore. Quando ne servono, non lo tiriamo. Biondo, bello, come, come lo hai? Gerardino, che immagini? Questo è con la bellezza mia e con l'intelligenza tua. Sì, Clelia, ci può essere una merda? Non è giusto. Sempre figli nostri, sono. Basta che non stai mettendo te profilo. Ecco. Hanno suonato? Siede, ci ha suonato. Vanni apri, che io dopo tutte davanti e sono come fatte. Non può essere, mi faccio subire a queste condizioni. Vanni, sono di te, Gerardino, non sono Vanni, di Clelia. Vanni, non è Nancy ancora, non ha visto Nancy. Gerardino. Mamma, 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 questo. Sì? Ehi, non idolo. Tassi, tassi, tassi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, Gerardino. Sì. Clelia, Olia. A Clelia è messo da sé da fresca. No, siccome che ieri sera la grossa la stia in terra. Ah, ieri sera stia in terra. Ieri sera stia in terra, oggi stai all'aria, sta ola, caro Don Nidolo. Sta ola, sì. Adesso ciuda. E ciuda da entra, ma picca. Qua le cose sono canciate, sono canciate, Don Nidolo. Sono canciate come sono canciate? Tieni, che ci arrivano tu mai? Con annulli in un matrimonio, no? Bene, sperava che arrivava uno. E modo che invece ne faccio il naggio, ecco. Com'è, com'è? Tocca ne faccio il naggio, Don Nidolo. Sbagliato tutto. E sbaglio, come sbaglio? Gerardino, giusto per sta fiata, qua non, sta fiata non è cumulata fiata. No, mi no, sbagliati proprio. A qua che non mi spiegavi tutto per filo per segno. No, no, no. Manco comunioni se fanno qui, qua. Siete, siete, Don Nidolo, siete che ti spiego tutto, guarda. Sì. A pensare, che sì. Tre mesi dopo.
mi raccomando, non toccate Nenzi, non facite il falso figura. Non facite il falso figura, non cercate Nenzi. Sì, ne toppo. Ti penso alla bagnola. E carne, papà, c'è bella sta casa. Francesco. Ma quando muore nonna non è tocca. Ma ti muori, mugiovata. Tra 100 anni. Ah, cammina, forza, sette. Tanto è corto la bagnola. E sei. Su e sei e qui dunque non arriva. Quest'anno va bene, già detto che viene, viene. Sì, bene. E viene detto le 5. Quando uno dà un appuntamento, dico, non sa ci vedere. De me ci si preciso, si capisce, l'appuntamento è per le 5 e per le 5 e mezza, sempre uno quarto, mezz'ora dopo, già cioè quattro ore dopo. Sì, padre, mezz'ora dopo, un giorno dopo, un mese dopo. Ah, quindi non ci viene qui, non riesce a accettare questa cosa. Tanto, tranquillo, bene. No, è arrivato, va bene, zio. Meno male che è arrivato. Grazie, qui sto signore ce lo sente. Oh, a posto? A posto, a posto, ci a posto, sono banuto perché ve l'ha promesso e basta. Io ho promesso le mattine. Assetta, te dai, via. Per il resto non mi interessa, ma lasciatemi perdere, per favore. Come? E allora di quello che... di quello che mi ho contato? Di quello che mi ho detto prima, non ha capito, niente, allora. Maurizio, io mi ero dovuto dire tant'anni retto come stiene queste cose, va bene? Fino che ci avvenia come una semplice, ne... così, cliente, un negozio mio, perché, mania? Ma un negozio suo... Qui controllo l'investimento suo, dimmi, per quale motivo? Ma dice con l'occhio, un negozio suo, dice. Un negozio suo. Ma ce l'hai fatto? Ce l'hai fatto senza l'aiuto suo? Sì, ti ha ragione. Però ricordate che Ida non ha abbandonato. Dimmi, via. Non gli è cresciuti. E per questo penso che ne deve essere riconoscente come si uno doi. Ti ha dato una vita dignitosa, ti ha dato un mestiere. Ha subito le peggiori umiliazioni, per chi e per noi. Ma ci vuoi altro della mamma? Ma in fondo, certe cose Dio non le può capire, perché dei figli non ne dè. Cammina a sette, Dio. Cammina. Ciao, zio Gerardino. Ciao, belle. Ciao, ciao. Belli, da zia, belli. Buonasera, zia. Ciao, belle. Sei di un'eleganza indescrivibile. Grazie, grazie. Rosalina, Virginia. Grazie. Comunque, sono tutti vestiti firmati, eh? Sì, li muffiati te un negozio di Fabrizio Noscio. Ah, Umeo e Dolce Gabbiana. Te ne puro vestiti firmati. Sì, ma pure questo Gerardino Umeo è firmato. C'è Renato Svalestra e tutto. Comunque saltate perché la lena sta bene, eh? L'ultimi ritocchi sta se faccia. Camminate in comunque non mi facete emozionare, che sennò sto tutto tonno che mi hanno messo. Camminate in giardino. Comunque non vi ricordate del mio, sai? Sì, sì, bella. Non spezzate i canti, sono per spezzo l'anche. Cammina. Papà, giù fare pipì. Alle craste, cammina, cammina. Mi raccomando, un bagnone. Non cercate niente, che non ti verde. Bagnone, così. Così, saltate. Oh, saltate. Gerardino, Cipulli assaggio quale pesce c'è, figlio Tonini. E come fai tu lo sai? Mm-hmm. Anzi, guarda, Clelia, ci ne dici? Qui tu dai, guarda, messa mia, te qua, da tutte vanno messa qui mia. Qui tu quale? Qui tu dai tiso. Ma ci stanno tutti già saltati. Qui tu tiso, alto, io dico. Ah, qui tu tiso, più tiso. Qui tu bista, dai, qui tu... Ah, questo t'arancione? Messa mia. E qua, sì, siete qua. Mi è venuta un'idea. E ci piace. Ti ricordi Gerardino quando Mimì era verde? Non sapeva cantare? E ci può fare? Aspetta, una cuffia. Vieni qua. Spagnoli? Ehi, mi è venuta un'idea. Così, quando facciamo una sorpresa all'Alena. E lui c'è che sa per cantare. E ci fanno un festival. Andiamo uscire in un matrimonio. Appunto, andiamo uscire in un matrimonio. C'è che sa per cantare la Ave Maria di Schobert? Idi. No? Sì, però... Ma che non uscire la Maria? Sì, pura Santa Maria, però. Dai, voglio ne faccio una sorpresa alla Lena, quando già si mincia a chiesa, una canta. Una canti. Ne facciamo una prova, così vanno... Dai. Quindi dai, fanno il senso, picca picca. No, l'Ave Maria, no, è veramente... Ma pure un'altra canzone, me. Sì, Gianni Morandi mi piace. Te vero, io faccio figlio. Sì, papà, ho detto sangue, Gerardino, i due. Senti, a fessarmonica. No, a fessarmonica, no, ne saccio in nonda. E canta. Scende la pioggia, saccio in nonda. Ah, bella, guida, bella. No, sì, però bene, no, me ne scorno qua, ci dà se gente, no, la sua fatica è diversa, perché canto, come dico, fanno fatica. Ma canti sta canzone, la sua fatica, canti, perché fanno a cantare? Cioè, qua stiamo canti a casa nostra. Non ci dà se ci vedi, è già chiusa la porta. Non è che c'è un microfono? Sì, un microfono. No, vabbè, la sua fatica non lo tocco, mi ha No, vabbè, dai. Va, inizia a mano. Oh, non è facile, sai?
Sì, pensi che faccia. Mo senti. No, sta una piccola emozione, perché sta fatica. Mi viene naturale, capito? Mena. Scende la pioggia, ma che vuoi? Quanto è bella questa vita! E vai a prendere il latte! Ehi, Maria! No, va bene, no. Stai emozionato, non è che l'ha fatta manco. Non è piaciuto. Stai emozionato. Sono stato con la febbre. Ecco, è qui è stato. Questo influenza puro, capito? Sì. Quindi no. È qui, non stai buono del stomaco. Beh. Qui doi. Fammi sentui. Che capito? Che manco si accanto. No, vedi che. Che capito? Mena! Io faccio torta di questo degli amici. Va bene, pagizzi, via. Non se ne parla proprio. E pagizzi da tutti noi, mena. Da, basta che abbia sbrigati, che se no se ne vanno in uscita. Pagizzi da prima, mena. Oh, perché questa canzone che è l'unica che saccio io, vedo. Oh, dai, mena. Allora, Cristi, su. Questo, quel cane. Forza, dai. Mena. Rubbe emozionati, dai. Scende la pioggia, più che mai. Maurizio, capito? Un raggi, stai begitti per fuori, stai begitti. Ma una mia bella, a sapere di suo figlio qui, ha stonato? Di mia, di mia. Sì, a sapere di suo figlio, credi a mia. No, ma da, non rimani dei ciacchi, ma noi così, che c'era stata l'occasione. Buonasera. Questo vestito del tuo sardi. Bellissimo. Bello. Brava. Don Ninì, buonasera. Luigi, scusate un attimo, eh. Lasciamo la pagina. Adesso c'è due Enzo Grande, con la ne faccia un ritratto. Se ne faccia un ritratto. Sì, sì. Siamo. Enzo Grande, il grande artista di là. Alla capo sei arrivato, ma diciamo lo spiccia tutto. Gerardino Acuta. Dai. Siamo, credi, siamo. Vieni. Allora. Buonasera. Buonasera. Nini. Sì. Nini, come ti devi questa cosa? Senti, devo stare con David, no? Già. Di spicciato. Beh, ci c'entra, dico... La piata è spicciata a contare, no? Guarda caso, ma ci sono arrivato io, no? Beh, Magnoni, la cerimonia alle 6, manca qualche minuto. O io vi dico qualche cosa. Brevemente. Beh, voi sapete. Lasciamo alla chiesa, facciamo questa cerimonia, io ti sposo a mamma Poscia, eh? La sposo in maniera regolare. Quindi, è mutato l'incarico in avvocato, sta a fare pratiche, poi tra qualche giorno gli ha di un nome da mamma, cioè De Fortis, e quindi un nome mio. Donini. Permette, no? Noi non siamo Magnoni, noi siamo uomini. E certe cose può cale senti in ciò prima culo di ceppo. Ha già capito. Beh, quindi. Quindi te, per esempio, non senti in ciò che chiami uno, mie per esempio, eh? Papà. No. Tia? Io c'è giù di essere sincero, manco, insomma. Manco, no? E ti è? Manco io. Manco. Ho già capito. Romina, tengo l'impressione che questi pantaloni mi vanno in piccolo lunghi. Ma ci sta a dire, qua ci si usano così, Si usano, ma io ho tutto qua, eh. Dai, questa è una cosa bellissima. Buonasera. Ciao, ma. Elena, io ti aggiungo puntare. Agnoni. Scendi un attimo su terrazzo. Sì, sì. Ma... Romina, compagna di Daniele. Sto andando.
Mi pare che non manca più Nenzi, no, Nini? Oggi sono stata così frastornata, guarda, mamma mia. Io invece non stavo né tranquillo né sereno, Elena. Nini, come puoi stare tranquillo e sereno? Con tutto quello che c'è stato da fare oggi? Come? Elena, ti sta a pensare quello che sta a pensare io. Io non stavo né tranquillo né sereno. E sta tranquillità me la può dare solamente di Elena. Io? Sì. E ci c'entro io. Ti hai visto ciò che ho fatto in questi 3 mesi? Sono banno tutti cerco, non una fiata, 2, 3. Perché ha giù riflettuto buono tutto e mi ha giù reso conto che sta sbagliata. Sono banno tutti cerco, alla fine sono stato io che ti ha giù chiesto con ne sposamo. Stasera ne sposamo. E sei felice, almeno credo. No? Dici che non sono felice, Nini. E allora mi fa fare felice pure a me. Elena, noi siamo grandi e teniamo dovere che capiamo fino in fondo quello che sta facendo. Ti sa che c'è sta mia sposa, Elena? Io no. Io saccio che sta te sposo solamente perché ti hai mai detto che uno dei 3 figli mio. Solamente per questo, allora? No, pure perché te voglio bene. Siamo stati insieme 25 anni. 25 anni sono una vita, Elena. Ti sei una femmina che capisce. Ecco perché te conto così. Io la notte non dormo. Elena. Elena. Dimmi, qual è un figlio mio? O lo sai? Sì. E io ti dico. Aiutalo allora. Te ne do figli. Tu vista? Sì. Elena, giuro, l'era capito. Bello bagnone. Ma dico, ma com'è che si è sposato così in prima? E poi con d'arte fatta così, senza un minimo di organizzazione. Elena, mettiamo una mano allo bagnone e facciamo si organizza una bella ditta. Mezzi, capitale, operai, belle squadre, ti dico io come si trasforma sta ditta, guarda, dobbiamo fare con le conte ne tutte. Ecco, da dove è arrivato? Eh? Ma io l'era capito, sai? Te lo so. Guarda, guarda. Tu vista, no? Luca te ne do figli. Sposato. E quindi te ne c'ho bisogno, no? E la mamma c'ha a fare. Tocca aiuto più debole, o no? Ma ti sei furbo, Nene. Ti è in una crisi. Un Fabrizio è tu, commerciante. Un commerciante? No! Un Patrizio, un studente. Ancora, 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 Elena. O mi minti proprio quella sfatta allo parito, o mi minti. Sentimi, buona mia, sentimi. Sentimi, dai. Sentimi, buona, e poi su questo argomento, per favore, non torniamo mai più. T'ha giurato bene con tutte le forze mie. All'occhi miei ti è. Eri lo Dio. E ancora ti voglio bene. E sarà chiude prima. Ma non mi domandare più perciò non ti dico. Non mi domandare mai più. Perciò per lo bene che ti voglio, in un momento di debolezza, Nini. E sarebbe a rovina nostra. Non ti posso dire. Ma non hai visto che appena ti ha giudito che un figlio tuo era rotubista, subito hai ziccato a pensare all'isordio, un capitale, un grande negozio. Perciò ti te preoccupi. Giustamente, perché dici, i soldi su me, e poi zicchi pensare, e perciò non ne posso dire caso usire. E poi dopo ancora, e la di doi ci su, c'è diritto tenne. All'inferno, ti capisci che l'interesse di poter mentire uno contro l'altro. Su c'è omani, non su c'è vagnoni, erano capaci queste cune fra dei. Non pensare a me, Nini, non pensare manco a te, pensa io. Nini, un bello di figli li mo perso. E i figli sono quelli che se te non imbrazza quando sono piccinelli, quelli che ti danno preoccupazione quando stanno malati e non ti sapono dire e ci si sentono.
Quindi che li vidi venire fucendo, con le razzicelle aperte, dicendo papà. Quindi che si ricogliono da scuola, con le mani fritte, un asicedo rosso. Quindi che chiangono, che non si danno pace con l'uno e mangiano. Ma quando sono grandi, quando sono uomini, o sono figli tutti, o sono nemici. Faggi ancora tempo, Nini. Male non te ne voglio, lo sai. Lasciamo stare le cose come stanno e ognuno va per la via sua. Mm? Agnoni! E Laddi? E ora? Nini! Siamo! Riusciamo, mena, mena, per caso. Chiama! Beh, ma siamo! Dormitalo, ha telefonato, doppiate già! Sì, siamo in ritardo. Pronti? Vabbè, ma... Ehi! Lasciamo stare cose come stanno. Come? Ricamone, che tardi. Ah! Scusa, no, non abbiamo fatto ricevimento, non abbiamo fatto Nenzi, ha già preparato, no, ecco, guarda, ci ha già pigliato, guarda, guardate, adducca acqua, acqua. Un attimo, aspetta, aspetta. Pronti? Aspetta. Oh, io fotografo. Pronti? Sta fermo. Eccola! Auguri! Auguri! A mia picca Gerardino, che già mangia la capo per le cose. Francesco, c'è i biscottini, lascia piedi, vedi adesso. Io ecco qua, ecco qua. Manciati. Bella questo. Aspetta, mamma. Bella fotografia. Gli sposi. Auguri! Auguri! Ci sta a fare? No, aspetta, come così? E beh, io vanno io. Vabbè. Così. Ah. Aspetta, mi faccio la fotografia. Aspetta. Aspetta, secondi. Bella vista, zia, bella. Auguri. Auguri. Lena, auguri, sai? Auguri. Gerardino. Sì, ma... Ehi. Ti ricordi quanta via abbiamo fatta la vita nostra? Allora, eh? È vero. Moriamo a far male. Eh no, caro Nini, ti è da far male. Ti ha camminato un moto.
Ma dammi a dargli questo bello corpo di acceleratore, no? Sì, ma vanno bello bello se l'assi sopra la lampetta, però. Nini! Non ti preoccupare, Nini. Beh, Bagnoni, oro oro, no? Sì, però grava di mangiare qua, eh? Sì, fate puzzette. Bagnoni, basta, dai, ehi, forza. Voglio dire una cosa, famiglia Noscia sarei riunita tardi. Intra una famiglia sempre usire tiene un occhio particolare quando non c'è muti figli, è uno di questi figli. O perché è più povereggio, o perché è più malato, e comunque perché tiene più bisogno. Intra famiglia Noscia l'abbi però non se ne hanno caricare questa cosa, perché è quasi un diritto tu sire. E c'è famiglia Noscia, visto, non è successo. E lo diritto che io tania, un noi, uno bene più particolare, a uno dei figli, e vabbè, e allora, lo spartimo uguale a tutti e tre. Alla salute. Tu hai di Bagnoni. Alla salute, alla salute. Va bene, bene. Va bene, allora... Beh. Noi ne diciamo? Sì, ci accompagniamo noi. Saluta mamma. Portiamo la bagnoni. Ci accompagniamo noi. Allontaniamo a noi, forza. Auguri, mamma. No, 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 no. Ciao, allora, nonno. Ciao, nonno. Camminare. Buonasera, Siamo bagnoni, siamo la compagnia. No, stasera da sotto, vi accompagniamo. A posto, voglio fare una cosa. Tutto a posto, tutto a posto. Che bestia. La giubbanita mi piace un bello parole. Ciao, nonno. Comunque, l'ho già fatto sconto. Ciao, bello. Ah, sì, sì, sì. Ciao papà. È pure una bella serata, eh? Elena, ti ricordi da sera che è temporale? Ehi, Ciccia. Sta cango di lì. C'è bello cance. Significa che amore non ci vuole bene, Elena. È così. Dai. Dopo tanta sofferenza, mo' devi riposare. I figli sono figli, Elena. E sono tutti lo stessi. Hai ragione, Dio. Ciao. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo. Gerardino? Sì? Pieno di musica. Certo che c'è Bagnoni in un bravi, bravi, Cleli, io non mi spacciavo a pagare una cosina. Che non sono tutti e c'è finito un inè. Ma, insomma. Oh, ma qua te ne sono usciti tutti. E me? Perché Gerardino, non vuoi battere curchi stasera? Io? Come non voglio battere curchi, Clelia? Vieni qua, montami. Ci aspetta una notte da lupi, Clelia. Gerardino! Sì? Quello che devi fare, fallo presto. Subito. Sta proprio il letto di battaglia, Clelia!
Clelia? Stai inceppata, Clelia? Ma sto affendita, ci perdi tempo! Quanto si bella, Clelia! Non mi solo a questo tocco, Clelia! Clelia? Ma c'è che togliermi sotto queste zaccarelle qua? Sta ci fanno, aspetta, aspetta, ti in giri io coglio, eh? Gerardino! Sì? Sta facendo come un curipizzo! Ai! Clelia! Messa mi in ogni amareggio, speriamo rimane nensimo di ufficio! Gerardino! Sì! Come maggio ricordata! Ci c'è bella! Ma porca te, la veranda aperta è rimasta! Ma ne chiudi la casa, no non mi concentro! Sì! Sta bau, Clelia! Io vado al bagno! Vanni, vanni, vanni! Ai. Me? E voi ancora qua stai? Ma scusa, tu non ti niente, devi fare a casa oggi. Io tengo da fare. Scusatemi, vedo a cabau. Clelia! Gerardino! Arrivo, Clelia! Gerardino! E così vissero, felici e dormienti. Più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Antonio Leone Chierichetto. Anche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Maurizio Angelo. Patrizio Francesco. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via via. Non Deborah, per niente. Avvocato Nocella. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Fabrizio Romina. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips. Gerardino Nini De Fortis. Donna Clelia De Fortis, Elena Favilla. Maristella, apriti, Don Italo. Vieni via con me. Entra in quest'amore buio, pieno di uomini. Via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Voce solista Gustavo Nuzzo.
Namaste.